Buongiorno a tutti, sono Giorgio Santilli del Sole 24 Ore. Ringrazio la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile che mi ha invitato a moderare questa giornata di lavori dedicata alle strade, al bivio della transizione ecologica. Sarà l'occasione per la presentazione di un documento messo a punto dalla Fondazione che tenterà di capire se delle linee nazionali aiutino una gestione sostenibile delle pavimentazioni stradali. Rapidamente introduco, diciamo, i lavori e i relatori di questa mattinata. Avremo tre interventi introduttivi. Il primo sarà di Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Parlerà poi il direttore generale della Direzione Generale per l'Economia Circolare del MITE, Ministero della Transizione Ecologica, Renato Grimaldi. E seguirà l'intervento di Adolfo Baratta, Università degli Studi Roma 3 e Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture, il MIMS. Poi avremo la presentazione del documento a cura di Massimiliano Bienati della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Il titolo del documento è appunto Le strade al bivio della transizione ecologica verso linee guida nazionali per una gestione sostenibile della pavimentazione stradali. Poi faremo una tavola rotonda. A questa tavola rotonda parteciperanno Michele Turrini, presidente di Siteb, quindi il punto di vista delle imprese della pavimentazione, Gaetano Bosurgi, presidente della Società Italiana Infrastrutture Viarie SIIB, Tullio Caraffa, che è responsabile del piano viario della Direzione Operation e Coordinamento Territoriale dell'ANAS, Daniela Cataudella, Managing Director del Green Deal di SACE e Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Finita la tavola rotonda, illustreremo due best practice. Valerio Bussei, dirigente della provincia di Reggio Emilia, ci parlerà del caso della variante di canali a Reggio Emilia, mentre Lorenzo Domenichini, Università di Firenze, e Alessandro Marradi, Università di Pisa, ci parleranno della Pavia Bereguardo, in questo caso è il Ponte San Giorgio di Genova. Conclusioni a Edo Ronchi. A me spetta fare una rapidissima introduzione del tema, prima di dare la parola a Ronchi per l'introduzione generale. Io dico soltanto, diciamo da giornalista e da non tecnico, che la lunga negoziazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci ha lasciato, diciamo, l'esclusione sostanzialmente del tema delle strade, diciamo, da questo piano, che pure dovrebbe accompagnarci verso la transizione verde. Questo può far pensare che le strade siano fuori da questa transizione. In realtà scopriremo oggi che per diverse vie così non è e che anzi è assolutamente fondamentale che ci sia dentro anche questo settore. È fondamentale in termini di economia circolare, di consumi energetici. Ovviamente qui c'è anche un'innovazione tecnologica sui materiali che si è sviluppata in questi anni e che va in questa direzione. Poi della vita utile dei materiali e sui modelli anche di manutenzione stradale. La giornata di oggi, appunto, che ha al centro questo tema delle linee guida, per chiederci, diciamo così, se possono essere un punto di riferimento per stimolare l'innovazione da una parte e orientare anche gli investimenti delle imprese, l'azione dei committenti, quindi abbiamo l'ANAS per questo attraverso i bandi di gara, e poi se servano, diciamo così, modifiche alla normativa. Non la faccio più lunga, mi fermo qui, do la parola ad Edo Ronchi che ci farà anche un inquadramento generale delle tematiche della transizione ecologica con riferimento anche ai risultati della COP26. Prego Ronchi. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Il tema, diciamo, non è fra quelli più usuali, cioè discutere di transizione ecologica in relazione alle strade, benché qui il focus sia posto sul tema della manutenzione delle strade.
Transizione ecologica, come Giorgio Santilli ci ricordava, è uno dei pilastri del Green Deal europeo, è una delle basi fondamentali del piano europeo Next Generation EU, alla base appunto del rilancio economico europeo dopo la pandemia. E quindi è anche uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questo piano riguarda ovviamente una serie di progetti e di finanziamenti specifici, individuati, però riguarda anche un'impostazione generale. Infatti è accompagnato non solo da un pacchetto di investimenti mirati, ma anche da un pacchetto di riforme. Il tema della transizione ecologica coinvolge in particolare due aspetti: uno, quello della transizione climatica, e l'altro dell'economia circolare. Come poi sottolineerò e come penso si svilupperà meglio nel dibattito, questi due aspetti della transizione climatica, e quindi energetica in particolare, e dell'economia circolare coinvolgono aspetti molto importanti di questo nostro convegno sulla manutenzione delle pavimentazioni stradali, almeno su questo focus. La transizione climatica ormai, come ha confermato la COP26, a parte gli esiti di questa complessa democrazia globale, che sono piuttosto controversi, comunque come tema ineludibile, diciamo, la crisi climatica c'è, nessuno la mette in discussione, e dobbiamo fare gli sforzi per abbattere le emissioni di gas serra in modo da contenere l'aumento delle temperature possibilmente entro il grado e mezzo. Questo è ribadito dalla COP26. Questo comporta almeno due scelte. Una è quella di ridurre i consumi di energia, ovviamente mantenendo beni e servizi, benessere e sviluppo, quindi è una scelta, diciamo, di efficienza energetica e di migliorare l'intensità dell'utilizzo dell'energia, e l'altro è quello del ricorrere a fonti rinnovabili. In questa rinnovabilità c'è anche una circolarità dei materiali, perché c'è strettamente legato, come ha notato l'Agenzia Europea, il consumo di materiali al consumo di energia. L'altro cardine della transizione all'economia circolare coinvolge un po' tutti gli aspetti delle nostre manifatture e dei servizi. Consumando troppe risorse naturali, troppe materiali vergini, andiamo incontro a problemi di approvvigionamento, come già si stanno verificando in questa fase di ripresa economica molto rapida, sostenibilità anche dei prezzi di queste materie prime vergini, e determiniamo anche impatti rilevanti sul capitale naturale. Il mondo ormai marcia verso, diciamo, quasi 8 miliardi, con la globalizzazione dello sviluppo, un modello lineare dissipativo ad alto consumo di materie prime vergini non è più sostenibile. Le ricadute di questi due aspetti, che sono comunque molto importanti, anche se non ci sono investimenti diretti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le strade, ci sono però gli indirizzi, gli effetti a ricaduta delle politiche di governo e di tutte le altre politiche. Prova ne è la revisione, poi penso ne parlerà il direttore Grimaldi, dei CAM e diciamo l'attenzione che questo tipo di settore e di interventi richiede. In relazione ai due pilastri della sostenibilità e della transizione ecologica, cioè consumi di energia, emissioni di gas serra e uso efficiente dei materiali in direzione circolare, la gestione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali coinvolge due aspetti che sono un po' al centro di questa riflessione
di questa discussione per definire degli indirizzi generali che abbiamo sintetizzato col termine linee guida, e cioè l'utilizzo del conglomerato bituminoso da recupero proveniente dalle demolizioni delle pavimentazioni stradali, il cosiddetto fresato d'asfalto, appunto in queste manutenzioni, perché questo utilizzo, come è noto, consente un significativo risparmio di energia e quindi di emissione, e un significativo proprio perché vengono riutilizzati materiali, fra l'altro di un certo valore, provenienti dalle demolizioni delle pavimentazioni, anche un riutilizzo dei materiali appunto di recupero provenienti dalla demolizione della pavimentazione stessa. L'altro tema è quello dell'utilizzo di conglomerati modificati con polimeri da riciclo, sia gomme, in particolare provenienti dai PFU, sia plastiche, in particolare quelli poliolefiniche provenienti dalla raccolta differenziata e dal riciclo. Questo utilizzo di polimeri consente di migliorare le prestazioni di queste pavimentazioni stradali, anche di migliorare la durata, e quindi fa parte anche per questi motivi di modelli circolari. I modelli circolari puntano ad aumentare il servizio reso dal prodotto, la durata del prodotto, e ovviamente aumentano gli sbocchi del riciclo sia degli pneumatici fuori uso che delle plastiche a fine vita avviate al riciclo, quelle poliolefiniche. E questi due sono, diciamo, scelte per la manutenzione di queste pavimentazioni che vanno nella direzione dei temi fondamentali della transizione ecologica. Sono scelte che intanto richiedono analisi e convinzione, perché non bisogna mai dare per scontato, anche se l'utilizzo del conglomerato da recupero, bituminoso da recupero, è già impiegato, ci risulta, per circa il 25%. Non è una percentuale alta a livello europeo, come poi penso verrà detto, ma comunque significa che è una pratica che è già abbastanza diffusa. Il 25% non è una percentuale trascurabile, ovviamente. Rispetto alle migliori performance europee è una quota bassa, però indica che è una modalità utilizzata. Si tratta di discutere potenzialità e come incrementarla, quali sono le difficoltà che si incontrano, e anche l'utilizzo, quello un po' minore, di conglomerati modificati con polimeri provenienti dal riciclo, sia di gomma sia di plastica, anche questa diciamo non è una novità. Si tratta di vedere, diciamo, problemi e prospettive di questo sviluppo della circolarità in questa attività, quali sono e quali sono le potenzialità. E sono temi di estrema attualità, perché ovviamente la manutenzione stradale non va trascurata, incide sulla sicurezza stradale, sulle performance anche dell'utilizzo delle strade, e riuscire a legare questi miglioramenti in direzione ecologica al miglioramento e allo sviluppo di queste attività di manutenzione stradale potrebbe spingere, diciamo, il settore a nuovi interventi, essere anche più diciamo più sostenuto sia a livello di opinione pubblica che dalle amministrazioni locali, e realizzare una condizione win-win, cioè dove abbiamo sia migliori risultati potenzialmente ambientali, sia risultati nello sviluppo di questa attività così importante per la rete stradale, per la sua sicurezza e le sue performance. Grazie Dottor Ronchi, introduzione perfetta. Ci sono i due aspetti generali che ha citato: la transizione climatica, l'economia circolare, che toccano ovviamente anche questo settore, e ci ha ricordato già alcune,
alcuni aspetti che affronteremo anche di tipo, diciamo così, tecnico e tecnologico, come questo del fresato di asfalto e i conglomerati modificati. Ha citato anche i CAM, i criteri ambientali minimi, con riferimento al lavoro che sta facendo il Ministero della Transizione Ecologica. Quindi io do immediatamente la parola a Renato Grimaldi, chiedendogli anche a che punto è l'elaborazione dei CAM strade, perché so che il Ministero ci stava lavorando, quindi ci chiediamo se siano di prossima pubblicazione. Prego, direttore Grimaldi. Grazie per l'invito e per l'occasione, sia pure in un quadro operativo molto complicato, ma che viviamo ormai quotidianamente. Il tema che noi affrontiamo è per noi un tema di grande rilievo ed è uno degli strumenti cogenti per assicurare la transizione. Perché poi, a mio parere, dobbiamo anche dirci così le cose come stanno. Ovvero sia, se i due pilastri, come l'ha richiamati il presidente Ronchi poc'anzi, sono la tematica della transizione energetica e l'economia circolare, uno strumento cogente su cui è bene che Santilli, mi permetto di ricordarlo, l'Italia è all'avanguardia europea, sono i criteri ambientali minimi cogenti per legge. C'è un articolo del codice dei contratti, articolo 34, che attribuisce un potere vincolante ai criteri ambientali minimi fatti dal Ministero dell'Ambiente. Questo tema ovviamente produce una miriade di conseguenze. Come tutti sanno, voi pensate il gran numero di stazioni appaltanti di cui è ricco il paese, nell'attuazione poi dei criteri ambientali minimi. Dove noi siamo molto cauti, molto attenti a produrre situazioni di confronto aperto, da cui poi scaturiscono gli orientamenti che assumiamo, gli orientamenti che poi vengono rimessi. Vengo all'attualità, qualche giorno fa abbiamo mandato alla cabina di regia, dove sono presenti molte sensibilità dall'università al sistema delle imprese, la Confindustria, abbiamo mandato un testo a nostro parere abbastanza definito del cosiddetto CAM strade. E ovviamente siamo ancora in una fase istruttoria, non è la fine del dibattito. Poi abbiamo un ulteriore passaggio. Per chiarire, chiediamo il parere al MEF e al Ministero dello Sviluppo Economico, che non è distante dai temi posti dalle imprese. E infine va la firma del signor Ministro, il CAM, il decreto che approva i criteri ambientali minimi relativi alle strade, cioè al tema che a noi interessa. Questa cosa io la sottolineo perché molto spesso ci cimentiamo con magari qualche versione un po' fantasiosa. Tema sostanziale è l'urgenza di addivenire a questi interventi strutturali a fronte di un percorso ricco di contributi anche tardivi. A volte abbiamo la riproposizione dei contributi e sul quale noi dobbiamo andare avanti, come si dice in gergo, andare a dama. Il tema del CAM strade, come è noto, non riguarda solo le pavimentazioni, lo dico per dare prova dell'ampiezza dell'argomento. Il CAM per le infrastrutture stradali riguarda i lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture e delle opere di pertinenza, addirittura le piazze, i marciapiedi e i parcheggi. Dentro questo scenario, che è molto ampio, c'è anche il tema della pavimentazione stradale, cui stiamo dando una forte attenzione.
Il tema che emerge però, e questa è una mia considerazione molto personale, è che spesso mi pare che un paese che per molti anni non abbia scelto non sia proprio abituato a scegliere. Scegliere vuol dire a volte, in una fase di transizione, su questo mi pare che il Sole 24 Ore ci ritorni spesso, vuol dire scegliere tra opzioni diverse. Cioè non è che la transizione la si fa tutti insieme, perché i temi energetico-ambientali pongono l'esigenza di operare scelte, scelte anche radicali. Il nostro ministro più volte ha detto che la transizione ecologica produce prospettive, ma anche fine di prospettive. E l'ho detta nel modo, Santilli converrà, più garbato possibile. Non mi sono permesso di usare le terminologie usate da altri più importanti di me. Questo tema ovviamente si riflette su tutte le iniziative che vedono coinvolte imprese importanti del paese, soggetti importanti del paese. Solo per dirne una, sul Camstrade il nostro interlocutore importante è l'ANAS. Cioè stiamo parlando di alcuni dei settori portanti dell'economia e aggiungo io della società. Con noi nel Camstrade, che io chiamo strade perché non posso limitarmi soltanto alle pavimentazioni, ci siamo posti alcuni temi molto semplici da dichiarare, un po' più complicati da declinare. La riduzione del consumo di risorse e di energia, la durabilità, la circolarità, le emissioni sonore. Sono tutti temi che comportano scelte, che vuol dire che a volte vuol dire mettere in discussione anche filiere di fornitori, se non si adeguano per tempo. Segnalo però che su questo argomento c'è una fortissima attenzione comunitaria. Ad oggi i GAM vedono l'Italia all'avanguardia, temo, credo che molto presto saremo i battistrada di un processo che riguarderà altri soggetti, con le scadenze che li contraddistingue e le tagliole che loro mettono. E penso quindi sia importante fare un esercizio in una fase di transizione di una comunità intera, parlo della comunità delle imprese, delle aziende, non si entra allo stesso modo tutti insieme e si esce allo stesso modo. E quindi occorrerà operare scelte, probabilmente anche nel mondo delle imprese, matureranno posizioni diverse al proprio interno, io ho altri CAM, su cui abbiamo avuto punti di vista consistentemente diversi. Penso al CAM edilizia, per rimanere in un ambiente, come dire, non distantissimo dal tema che stiamo trattando. Ove a fronte di un orientamento comunitario diffuso e ripetitivo da parte di Bruxelles del rilancio dell'impiego del legno, magari si colpiscono abitudini di altro tipo naturalizzate nel nostro paese. E quindi i temi che sono stati posti e vengono affrontati qui, noi siamo qui, vicino a me c'è l'esperto, il dottor Saporetti, che è colui che segue fisicamente l'evoluzione del CAM Strade, sta qui accanto a me, e per noi è importante anche ascoltare, acquisire, a un patto però, che poi si stabilisce un termine e si procede, non è che si può rifare il dibattito. A volte mi arrivano delle lettere che tengo ovviamente in dovuta considerazione, con richieste di incontro per approfondire temi di cui enunciano i titoli. Ecco, il paese del dibattito permanente non è coerente con le scadenze del PNRR. Infatti noi stiamo chiedendo di farci documenti circostanziati e motivati, puntuali, perché contravvenendo un po' dei luoghi comuni con cui a volte colpiscono la pubblica amministrazione, io penso che il problema sia il merito e non di vederci e parlarne. Faccio cose, vedo gente, è più argomento da cinema che dell'azione di un'amministrazione che sta correndo
per conseguire gli obiettivi comunitari. Questa sede era quindi ghiotta per ascoltare i fermenti, i punti di vista, su cui eventualmente sviluppare le nostre scelte. Credo che su questo abbrivio dovremo un po' tutti cambiare pelle, ma non per un'enunciazione astratta o teorica, ma per un fatto, un dato di fatto. Probabilmente è finito il paese che può operare senza scegliere, aggiungendo, e occorrerà operare scelte. Noi abbiamo, ci siamo cimentati nella redazione del CAM Strade, che ripeto, si avvia alla fine dell'istruttoria. Abbiamo rimesso la documentazione alla cabina di regia, dove sono rappresentate le diverse sensibilità e più alti livelli, naturalmente, per il sistema del settore. Le devo chiedere di arrivare alle conclusioni, se subito. Volevo dire, noi ci auguriamo che nasca un confronto sereno e costruttivo. Da questo punto di vista, le linee guida, che tengono molto presente gli interessi, le attività, le azioni della sostenibilità dal punto di vista degli operatori, per noi sono un contributo di grandissimo rilievo che stiamo leggendo con attenzione, naturalmente mantenendo una piccola differenza, nel senso che noi poi dobbiamo decidere nell'interesse di tutti. Però naturalmente le linee guida stanno nella strada giusta, vanno nel verso giusto, perché consentono di leggere proposte improntate ad una chiave di lettura globale, unitaria, che va nel senso della sostenibilità e non solo nella difesa degli interessi rappresentati legittimamente da chi pensa di poter continuare a operare secondo le vecchie regole. Grazie. Grazie molto, direttore. Grazie. Anzitutto ci ha dato una notizia, perché la trasmissione del testo è sicuramente un passo avanti che auspichiamo, che insomma, che accogliamo con favore. Colgo anche qualche suo tono polemico, ma insomma poi le imprese rispondono per proprio conto. Certamente mi pare che le cose che lei dice sono assolutamente condivisibili, anche sulla necessità di un percorso che porti poi a un risultato entro tempi definiti. Ovviamente capisco le difficoltà che a volte hanno le aziende a interloquire o comunque a intraprendere questo percorso. Benissimo, grazie ancora comunque al direttore Grimaldi, che ci ha anche dato un parere positivo, mi pare, sulle linee guida, cioè sull'utilità delle linee guida per, diciamo così, aiutare queste convergenze. Do la parola ad Adolfo Baratta, che è Università degli Studi Roma 3, ma soprattutto in questa sede componente della struttura tecnica di missione presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Lo cito tutto il titolo del Ministero, perché per sostenibili evidentemente c'entra un po' anche con i temi che stiamo affrontando. Allora, Baratta, insomma, alla luce anche delle opportunità che ci offre il PNRR, questa è una strada, ricordava giustamente Ronchi rispetto all'introduzione che avevo fatto io, in cui dicevo le strade sono un po' fuori dal PNRR, ricordava però ci sono degli aspetti generali che in qualche modo ricomprendono anche le strade, le quali peraltro hanno un tema di sostenibilità, ma poi devono rispondere anche ad altri parametri, per esempio quello della sicurezza, che pure veniva citata. Allora, il Ministero delle Infrastrutture che cosa fa da questo punto di vista? Baratta. Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Inizio a portare i saluti del professor Catalano, che è il coordinatore della struttura tecnica di missione del MIMS e che avrebbe voluto essere qui, ma che purtroppo non può per altri impegni. E non sono, dall'inizio dicendo subito che non sono molto d'accordo che il PNRR non consideri le strade, anzi credo che ci siano, come giusto che sia, anche componenti e missioni che la interessano in,
in modo particolare. Intanto, quando mi è stato detto di intervenire, ho pensato a cosa avrei potuto dire, e la parola che mi è venuta in mente è il concetto su cui vorrei, per il quale vorrei rubarvi 2 minuti, è quello dell'innovazione, cioè l'innovazione per la transizione ecologica. L'innovazione è, come dire, trae origine dalle nuove conoscenze scientifiche, da un mutato quadro esigenziale che deve essere soddisfatto. Raramente è di tipo spontanea, quindi molto più frequentemente è legata a, come dire, a degli input esterni, in particolare a un quadro normativo che sopraggiunge. Questo è quanto è avvenuto nel passato per la sismica, per l'energetica, per i CAM, ad esempio in ambito edilizio, che stanno lentamente, come dire, costringendo diversi soggetti ad aggiornare le proprie soluzioni. La cosa interessante è che l'innovazione si distingue in quella che prima Giuseppe Ciribini del Politecnico di Torino chiamava tecnologie forti e tecnologie deboli, e poi il professor Nicola Sinopoli dello IUA di Venezia chiamava tecnologie visibili e invisibili. Oggi si dà molta importanza alle tecnologie invisibili, ma ci sono anche ambiti enormi di innovazione nel campo delle tecnologie visibili o funzionali che dir si voglia. Ne sono state citate molte nei 2 interventi che mi hanno preceduto. Sono tutte innovazioni che mirano a implementare la qualità e al raggiungimento di obiettivi, come ad esempio quello della riduzione del 55% delle emissioni climalteranti al 2030, o ancora quelle delle 0 emissioni nette al 250. Giusto per fare degli esempi, la riduzione del consumo di energia, e quindi, come ricordava giustamente Edo Ronchi poc'anzi, lo shift ottenuto ad esempio anche con lo shift della produzione energetica verso fonti rinnovabili, la ricerca di prodotti duraturi favoriti da una programmazione, da una manutenzione programmata, la scelta di prodotti riutilizzabili o completamente riciclabili, la scelta di prodotti riciclati, facendo ancora riferimento all'importanza delle risorse materiche, che devono però garantire prestazioni analoghe a quelle realizzate con materiali, con materie prime. Questo perché l'orizzonte, la direzione deve essere quella di raggiungere percentuali, ad esempio, di riciclato analoghe a quelle che attualmente sono impiegate in altri paesi come la Germania e la Francia, dove nel campo, ad esempio, del riciclo per la produzione di manti stradali si arriva al 70-80%, mentre invece nel nostro caso siamo ancora a percentuali molto meno significative. In termini di innovazione materica ci sono un sacco di esempi interessanti con gruppi di ricerca che stanno investigando, ad esempio, sui manti stradali fotoluminescenti, quindi la possibilità di avere energia pulita e rinnovabile riducendo il consumo di energia per l'illuminazione, i manti stradali fotocatalitici per l'ossidazione delle sostanze inquinanti presenti nell'aria. Penso ai manti stradali realizzati con conglomerato bituminoso di recupero, come appunto si diceva prima, in termini di fresato o quant'altro. Sono tutte soluzioni che intelligenti, solo alcune, solo per citarne alcune, che possono essere correttamente utilizzate e impiegate nelle diverse iniziative del PNRR. Mi limito a fare 2 esempi a proposito di PNRR. Intanto, dei 191 miliardi di euro disponibili, circa 64 sono stati attribuiti a programmi della MIMS, e una delle missioni si chiama Infrastrutture per la mobilità sostenibile, mira a rendere il sistema delle infrastrutture nazionali più moderno, sostenibile, cercando di accogliere
tutte quelle indicazioni che vengono dall'European Green Deal, che è stata approvata nel dicembre dello scorso anno, alla decarbonizzazione, a tutti gli obiettivi che sono individuati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quindi riferimenti che tutti oramai conosciamo. Per la missione 3 sono stati stanziati circa 25 miliardi di euro e sono previsti investimenti consistenti per conseguire quegli obiettivi ambiziosi che l'Unione Europea ci ha posto in termini di clima e di energia per il 2030, che peraltro è domani. Allo stesso tempo nel PNRR, per quanto riguarda le infrastrutture, si chiede di ridurre la disparità territoriale in termini di che è presente nel nostro paese, quindi in termini di divario tra le regioni meno sviluppate e quelle più sviluppate, in termini anche di riduzione del divario tra le periferie e il resto delle aree urbane, dove per periferie ormai non ci si riferisce più agli spazi marginali, quanto piuttosto alle zone più degradate e meno attive, meno vive da un punto di vista sociale, così come ridurre le differenze tra alcune aree rurali e altre zone urbane. In particolare nella missione 3 c'è la componente 2, che è legata all'intermodalità e alla logistica integrata, dove 630 milioni di euro sono destinati alla messa in sicurezza e all'adattamento al cambiamento climatico delle reti stradali. Quindi, come vedete, le strade non sono state, come dire, ignorate dal PNRR. Ci sono investimenti che sono relativi al monitoraggio digitale avanzato per l'ammodernamento tecnologico delle strade, la sicurezza, la resilienza climatica e sismica, il sistema di sviluppo integrato per connettere le strade ai sistemi portuali, tutto legato ovviamente sempre al termine dell'innovazione, di cui parlavo prima, e al tema dell'ambiente e della sostenibilità. Non è solo la terza missione quella che si lega al tema delle infrastrutture, ma ad esempio la stessa missione 5, che parla di inclusione e coesione, fa riferimento alla coesione territoriale, quindi al finanziamento mirato per collegare le cosiddette aree ZES, le zone economiche speciali, con le reti nazionali e il trasporto. La questione vera. Stavo chiudendo dicendo che la questione vera è che la missione primaria del MIMS non dovrebbe tanto essere quella solo di realizzare programmi e riforme, quanto piuttosto di accompagnare i progetti verso la realizzazione, verso il cantiere, come ha scritto giusto il dottor Santilli ieri sul Sole 24 Ore. Quindi mettere a terra le risorse, questo credo che ora sia il punto più delicato. Quindi l'avvio della partita sarà quando si inizieranno ad aprire i cantieri, con un ruolo importante da parte di tutti. Grazie mille. Grazie a lei, professor Baratta. Mi fa piacere che così nelle pieghe del piano nazionale ci siano, di ripresa e resilienza, ci siano anche risorse per le strade. Mi riferivo a una negoziazione che lei conosce molto bene, che prevedeva altri interventi. Il professor Catalano è stato parte primaria, diciamo così, che prevedeva altri interventi che viceversa sono stati poi cassati. Sì, non prendo altro tempo, do invece la parola a Massimiliano Bienati, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che ci presenta appunto la ricerca che è stata fatta, e ovviamente il tema qui è quali siano gli aspetti imprescindibili da considerare nella definizione delle linee guida per la sostenibilità. Prego, Bienati. Grazie e buongiorno a tutti. Io ho preparato una breve presentazione che vi chiedo se si vede. Sì, vediamo. Perfetto. E iniziando a illustrare... Ok. E vorrei partire da far vedere
la dimensione della rete stradale nazionale, che è enorme, molto, molto, molto importante, ed è fatta di quasi 670.000 chilometri di strade, in prevalenza strade extraurbane e regionali e provinciali, ma anche molto urbane. Un 1% riguarda le autostrade, un 3% altre strade di interesse nazionale, che sono statali, collegamenti con paesi esteri, eccetera. E le pavimentazioni stradali sono una parte integrante di questo sistema di infrastrutture viarie, che hanno come specifico obiettivo quello specifico e primario, anche nelle intenzioni dello Stato, diciamo, è quello di fornire una superficie regolare, durevole e soprattutto sicura in tutte le condizioni meteorologiche di traffico per tutta una vasta gamma di veicoli utenti. Sulle strade circolano merci, circolano passeggeri e quindi questi devono poter viaggiare in sicurezza. Rispetto a questo quadro delle strade, nel 2018 la Fondazione ha condotto uno studio insieme al CITEB e all'Università di Palermo, al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, in particolare il dipartimento che si occupa di anche e soprattutto di indagini di life cycle assessment, di andare un po' a vedere quali sono gli impatti nel fare le strade. E in questa presentazione, prima di arrivare a illustrare le linee guida, o meglio, gli aspetti che noi riteniamo di utilità per discutere di linee guida o, come diceva il Presidente Ronchi, un indirizzo per verificare l'opportunità di modificare anche la normativa vigente in direzione di avere un settore che sia più sostenibile nel corso di questi 10 anni di transizione e per il futuro. Ebbene, con questo studio siamo andati a vedere quanto costa in termini ambientali, di impatti diretti e di ciclo di vita, per esempio, la produzione di una tonnellata di conglomerato bituminoso, preparato a caldo con un metodo tradizionale a 160 gradi, risulta che richiedendo mediamente 8 kg di olio combustibile, genera circa 26 kg di CO2 di emissioni dirette, cioè legate alla combustione di questo olio. Sappiamo che gli impianti per la produzione di conglomerato prevalentemente utilizzano combustibili fossili e in particolare olio combustibile. Ma andando a vedere in analisi LCA quanto è l'effettivo impatto della produzione di conglomerato, questo risulta più che raddoppiato. Perché? Perché andiamo a considerare non soltanto quanto sono le emissioni che vengono generate bruciando l'olio combustibile, ma anche tutte le emissioni che sono state generate producendo i materiali necessari alla produzione del conglomerato, tra cui il bitume, l'estrazione dei minerali, diciamo degli aggregati che servono, e la stessa produzione dei combustibili che poi vengono utilizzati. Quindi stiamo parlando di emissioni significative che prevalentemente, come vediamo, nel ciclo di vita sono associate al consumo energetico per la produzione di conglomerato e alla produzione del bitume, mentre in misura minore sono legate alla produzione degli aggregati degli impatti dei trasporti. Allo stesso modo, in quello studio siamo andati a vedere quanto costa stendere un chilometro di strada in termini di consumo di risorse e di emissioni di gas serra. Un chilometro di strada che abbiamo preso come strada standard di 12 metri di larghezza, e andando a vedere i tre strati, quindi diciamo un po' il rifacimento di una strada a partire dalla base per poi rifare anche il binder, lo strato di usura, mediamente servono circa 8.000 tonnellate di conglomerato bituminoso, che se la pensiamo in termini di camion che si spostano per trasportare questa quantità,
camion a pieno carico sono circa 250, quindi per fare un chilometro di strada, rifare un chilometro di strada, abbiamo 8.000 tonnellate di conglomerato trasportate avanti e indietro dai siti di produzione per 250 camion a pieno carico. E le emissioni di gas serra sono pari a 450.000 chili di CO2 equivalente nel ciclo di vita della produzione, che equivale a, come dire, a 250 auto del parco circolante nazionale che percorrono in media 10.000 km in un anno. Quindi molto significative. Tant'è che questo settore, pur essendo molto, molto frammentato e quindi non potendo i singoli impianti o la maggior parte dei singoli impianti non rientrando anche nel regime ETS, è un settore ad alto impatto, paragonabile nella manifattura italiana al settore di produzione della ceramica, se non del vetro, quindi importante. E anche in questo caso vediamo che nel ciclo di vita la fa da padrone, diciamo, la produzione di conglomerato come impatti. Che cosa succede invece? Siamo andati a vedere che cosa succede invece se ricicliamo, cioè se anziché produrre conglomerato bituminoso da materiali vergini andiamo a riciclare la massima quota di conglomerato che già è steso sulle pavimentazioni, e riciclandolo con diverse tecnologie per gli strati di base, di binder e usura, soprattutto utilizzando per gli strati di base metodi a freddo che sono piuttosto consolidati. Vediamo che riusciamo ad avere fino al 60% di risparmio di energia accumulata di ciclo di vita utilizzando queste soluzioni, e fino al 40% di riduzione delle emissioni di gas serra. Risparmi che possono, soprattutto sulle emissioni, possono ancora aumentare se gli impianti, anziché utilizzare combustibili fossili, venissero favoriti nella transizione per utilizzare fonti di energia rinnovabile. Sulla base di questo siamo anche andati a vedere che cosa vuol dire la circolarità, come anche ha ricordato il presidente Ronchi, quindi investire nella circolarità delle risorse non ha soltanto un vantaggio ambientale, ha anche un vantaggio economico, perché consente di ottimizzare la spesa, per esempio per le pavimentazioni, la spesa dell'amministrazione pubblica. E questo è tanto più importante, riflettere su questo aspetto e andare in questa direzione, quanto più si va ad affrontare un periodo che si prevede avere continui shock, soprattutto dal lato dell'offerta per quel che riguarda materie prime ed energia, che porterà nei prossimi anni, secondo la BCE, secondo diverse fonti molto qualificate sul tema, porterà ad avere un'elevatissima volatilità dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Per conseguenza, riuscire ad impostare una filiera che riesca a essere, diciamo, tra virgolette, quasi autosufficiente nell'approvvigionamento dei materiali grazie al riciclo, in prevalenza al riciclo del fresato, può essere un vantaggio importante. Sulla base di questo e sulla base anche di una survey che abbiamo condotto come fondazione, invitando pubbliche amministrazioni e imprese a rispondere a un questionario che è stato pubblicato, che è stato proposto tra giugno e settembre, abbiamo dove si andava a chiedere alle amministrazioni e alle imprese quali fossero come lavorassero, come operassero fino ad oggi, se fino ad oggi avessero adottato strategie e tecnologie innovative e circolari nella progettazione per la manutenzione di nuove pavimentazioni. Siamo arrivati ad avere un quadro, un'idea un po' più precisa di quello che per questo settore, che ripeto è ad alto impatto, soprattutto energetico, ad alto impatto per la spesa pubblica e ad alto impatto per le emissioni, quelli che dovrebbero essere i contorni, quindi gli aspetti da prendere in considerazione nella
nella transizione di questo settore verso la sostenibilità nei suoi tre aspetti, che sono quello ambientale certamente, quello economico, quindi di azione anche sulla spesa pubblica, quindi un vantaggio per i cittadini anche dal punto di vista economico, e quello sociale soprattutto legato in questo caso alla sicurezza, cioè andando a calare le pavimentazioni stradali nel loro specifico contesto di funzionalità. Come già stato detto e come suffragato dai risultati delle analisi LCA condotte, il riutilizzo del conglomerato bituminoso è forse il primo aspetto che va considerato. In Italia, come già stato detto oggi, si ricicla circa il 25% di conglomerato, in Germania si va verso l'80%, in Francia verso il 70%. Mediamente il conglomerato in Italia è, secondo dati ufficiali delle APA, riciclato prevalentemente in strati di base, quindi negli strati profondi, che sono poi gli strati, diciamo, pur importantissimi per le prestazioni della strada, diciamo meno pregiati, mentre invece sono riciclati di meno negli strati di binder e di usura. E stimolare la domanda di riutilizzo di conglomerato può certamente venire da obblighi o vincoli messi da parte dell'amministrazione pubblica alle imprese, in questo caso, per incrementare questo riciclo, facendo molta attenzione che allo stato attuale non tutti sono già pronti per poter fare questo salto, e si potrebbero creare dei disequilibri tra domanda dell'amministrazione e offerta dalle imprese, anche e soprattutto in termini di prezzi. Potrebbe anche essere che conglomerato bituminoso riciclato oggi possa costare di più del conglomerato bituminoso prodotto da materiali vergini, perché il processo di scarifica, il processo di selezione, il processo di riqualificazione del fresato d'asfalto può avere in questo momento un prezzo maggiore, per conseguenza soprattutto perché non vengono considerate diciamo le esternalità ambientali negative che riguardano l'estrazione degli inerti, come invece anche secondo l'ultimo rapporto CAVI di Legambiente, se fossero considerate sarebbero i prezzi sarebbero molto diversi. E quindi nel momento in cui si va a eventualmente a imporre dei vincoli e degli obblighi di maggiore riciclo, sempre fare attenzione a che il comparto industriale dell'offerta sia in grado di seguire la domanda ed eventualmente accompagnarla. Un altro aspetto che è emerso e che riteniamo di fondamentale importanza riguarda l'efficienza energetica nella produzione e nella stesa dei conglomerati bituminosi. Abbiamo visto che più dell'80% in peso in ciclo di vita di produzione del conglomerato dipende proprio dal suo confezionamento in impianto, e quindi riuscire a mettere a sistema tecnologie innovative che possano ridurre la temperatura di produzione estesa dei conglomerati, e qui la chimica, l'innovazione della ricerca sulla chimica dei bitumi sono molto avanzate e vengono in soccorso, può essere un punto dirimente nella transizione verso la sostenibilità di questo settore. Ma non solo, bisogna anche tenere presente che appunto siamo in una transizione, come diceva Ronchi, si sta andando sempre di più verso investimenti sulle rinnovabili. E quindi anche gli impianti che producono i conglomerati, quando non sia possibile intervenire con progettazione e lavori a temperature ridotte o a freddo, dovrebbero adeguarsi, adattarsi e quindi cambiare la loro modalità di produzione, cioè passare da combustibili fossili a energie rinnovabili, magari utilizzando il gas come transizione, come succede per tanti altri settori, andando all'idrogeno.
per l'idrogeno verde in particolare nel momento in cui sarà disponibile, oppure utilizzando impianti che funzionano in energia elettrica, che sono anche più, come dire, oltre ad essere più efficienti, permettono anche un migliore controllo della temperatura di preparazione dei conglomerati, evitando di, penso io, bruciare di tutto o rovinare. Bisogna stringere quei tempi. Benissimo. Un altro aspetto che è già stato sollevato riguarda i conglomerati modificati da polimeri da riciclo, cioè non soltanto andare a vedere il riciclo del conglomerato in closed loop, quindi per rifare le strade, ma anche utilizzare tecnologie che nel rinforzare la pavimentazione con conglomerati e bitumi modificati utilizzano polimeri da riciclo. I PFU sono stati citati, le plastiche sono state citate, sono tutte soluzioni che vanno a incrementare e migliorare le performance delle pavimentazioni, allungando nel ciclo di vita e per conseguenza migliorando le prestazioni di sostenibilità. Allo stesso modo si può dire della programmazione, della manutenzione, della prevenzione dei dissesti, cioè una strada quando la si fa la si dovrebbe pensare nel suo ciclo di vita e per conseguenza valutarne anche le necessità di manutenzione nel tempo in una strategia di gestione, quindi andando a implementare sistemi di controllo e monitoraggio continui per intervenire preventivamente prima che una pavimentazione si rovini, diciamo, nei suoi strati più profondi, richiedendo quindi interventi più costosi sia economicamente che ambientalmente. Abbiamo detto, è stato detto e siamo d'accordo che i CAM siano un provvedimento prioritario per orientare la transizione del settore verso la sostenibilità, come anche previsto dalle direttive dei regolamenti europei. Abbiamo notato che al momento non è così semplice riuscire a per le pubbliche amministrazioni e per le imprese a orientare le loro scelte verso tecnologie innovative e circolari, in relazione anche a una certa rigidità delle norme che attualmente sono previste per la costruzione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali. Quindi certamente un intervento che vada ad aggiornare questo quadro normativo, andando a considerare anche gli aspetti ambientali e quindi le nuove tecnologie che possono portare una riduzione degli impatti nelle norme tecniche, è senz'altro d'aiuto, oltre che stimolare l'utilizzo di capitolati prestazionali per le pubbliche amministrazioni, che sono per loro natura quelli che riescono a portare a stimolare maggiore innovazione da parte delle imprese. Ultimi due punti sono le valutazioni di costo di ciclo di vita a supporto delle decisioni di spesa. Questi sono previsti dal codice degli appalti, in cui non si deve considerare nelle gare d'appalti, si dovrebbe andare a valutare anche il costo di ciclo di vita di un bene o di un servizio acquistato, e andando a valutare anche quelle che sono le esternalità ambientali, facendo particolare attenzione ai costi per l'attenuazione dei cambiamenti climatici e per l'emissione di gas a effetto serra, che è uno strumento, come ricordava Grimaldi, inserito dentro nel codice degli appalti, proprio uno strumento anche di politica economica, se vogliamo dire, perché è uno stimolo certamente all'innovazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali del paese. E anche per questo, siccome non è facile fare analisi di ciclo di vita per i costi, secondo noi è necessario che venga in qualche modo fatta chiarezza da parte del Ministero, per esempio, per il Ministero dei Trasporti, oggi MIMS, per supportare e aiutare le pubbliche amministrazioni a utilizzare al meglio questi strumenti per le analisi di costo di ciclo di vita. Infine, un altro aspetto che è emerso sia dalla survey che dalle ricognizioni fatte dalla Fondazione sul tema riguarda la conoscenza. Abbiamo tanta conoscenza sparpagliata, scusatemi il termine, tra
i tecnici delle pubbliche amministrazioni stesse, ma anche le imprese, i centri di ricerca, le università, che se messa a sistema favorirebbe una più efficace transizione verso la sostenibilità del sistema, in quanto del settore, in quanto favorirebbe una migliore capacità degli operatori nel valutare le opportune innovazioni da prendere in considerazione nel momento in cui si mettono a progettare una strada e a fare eseguire i lavori. Questa cosa va naturalmente di pari passo con programmi di formazione continua degli operatori, ed è un altro aspetto che è emerso dalla survey che abbiamo condotto, ritenuto molto importante soprattutto dalla pubblica amministrazione ma anche dalle imprese, cioè formare continuamente i tecnici su quello che sono le tecnologie che consentono di raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità. Su questi aspetti abbiamo costruito questo convegno webinar, invitando gli stakeholder che sono già stati presentati da Santilli alla discussione, e quindi vi lascio il tempo di poterlo fare. Grazie. Grazie. Grazie Benati. Abbiamo concesso a Benati qualche minuto in più, perché ovviamente grazie. Questo era il cuore della giornata, la presentazione di questa ricerca che ha messo sul tavolo tante cose, dal costo, diciamo, ambientale attuale di questa attività ai confronti europei, alle soluzioni, alle proposte di soluzioni che sono state appena ricordate. Apriamo quindi il confronto adesso con anche gli operatori. L'industria è stata richiamata un po' da tutti, da Ronchi, da Grimaldi, dallo stesso Benati, e quindi io darei immediatamente la parola a Michele Turrini, che qui rappresenta proprio l'industria, presidente della CITEB. Mi pare che ci siano molti, molti aspetti. Anzitutto è stato detto che i CAM sono provvedimenti prioritari e necessari, quindi su questo volevo sapere, anche rispetto a quello che diceva il direttore Grimaldi, qual è la sua valutazione. Stesso discorso per le linee guida che qui propone la fondazione, cioè queste linee guida sono un aiuto per avviare la transizione di questo settore o per implementarla. E poi la cosa che vorrei ancora chiedere a Turrini è se servono delle correzioni normative per raggiungere questi obiettivi, per esempio nel caso dell'end of waste, che è uno dei temi sicuramente all'attenzione delle imprese. Prego Turrini. Sì, lei ha condensato e centrato quello che possono essere le problematiche che il settore va a affrontare. Però innanzitutto abbiamo visto anche dalle prime introduzioni e da quello che si è detto che il protagonista, direi, di questa transizione e dell'economia circolare è sicuramente, a nostro avviso, il fresato. Il fresato perché all'interno del suo fresato, non soltanto per quello che può apparire molto evidente, cioè per il recupero del legante, il recupero quindi del bitume invecchiato, ma ampliando la situazione anche per gli aggregati stessi che sono contenuti. Gli aggregati necessitano di estrazione, nei migliori dei casi soltanto draghe o movimentazione di escavatori, ma molto spesso noi in Italia abbiamo cave che usano esplosivi, che usano pesanti mezzi per avere la materia prima e poi doverla lavorare e poi doverla selezionare. Quindi con consumi di energia, consumi indubbi di energia. Quindi da questo punto di vista, e cito solo l'esempio, molti anni fa l'Olanda ha dato una precedenza al fresato e al riciclo, proprio perché l'Olanda di per sé non ha cave, non ha estrazioni e deve importare tutto dai vicini paesi come la Germania, la Francia, il Belgio, e quindi con costi per il settore. Quindi è stato premiato a suo tempo proprio per l'aggregato quasi più che per il bitume. E sono
state poste alcune iniziative, ad esempio in Olanda non si poteva installare un impianto se non si provava, si comprovava la possibilità di poter utilizzare il fresato. Ritengo che questa sia una cosa molto importante e molto intelligente, perché spinge indubbiamente gli operatori del mercato verso quelle tecnologie che sono consone a quella che è la politica energetica, la politica ambientale della nazione. Quindi il fresato già in Italia ha dei numeri molto importanti, perché noi consideriamo 10-11 milioni di tonnellate di fresato all'anno vengono prodotte e che rappresentano già il 16% della produzione dei rifiuti da costruzione e demolizioni e l'8% di tutti i rifiuti speciali non pericolosi. Quindi è un materiale molto importante anche dal punto di vista dell'economia circolare, tanto è vero che è stato oggetto di uno dei primi end of waste, fine del rifiuto in Italia, e siamo molto contenti, abbiamo partecipato a questi tavoli per arrivare a questa conclusione con il decreto numero 69 del marzo 2018, quindi un decreto anche giovane. Un decreto giovane come tale contiene alcuni punti che andrebbero sviscerati e chiariti. Il primo punto che secondo noi è fondamentale è quella famosa introduzione in cui uno solo di due modi può essere utilizzato il fresato, vale a dire sottoprodotto o rifiuto che cessa di essere, quindi l'end of waste. Qui si aprirebbe una grandissima discussione che i tempi non ce lo permettono per andare a definire cos'è sottoprodotto e cos'è rifiuto end of waste. La 69 cerca di definirlo in qualche maniera, non a nostro avviso non del tutto, e quindi sarà necessario sicuramente un approfondimento per capire come orientarsi, perché noi notiamo già che ci sono stazioni appaltanti che dicono che è un sottoprodotto e altri che dicono che è end of waste. Ovviamente in uno dei due casi non vengono poi riconosciute alle imprese gli oneri del recupero, e quindi anche qui si apre una discussione su cosa si intende veramente sottoprodotto, quando lo è. C'è una definizione di legge ed è chiaro, e lo dice chiaramente, che deve essere generato da un processo che non ha lo scopo specifico di produrre tale materiale, e che la condizione è che deve essere dimostrata con la prova di avvenuto utilizzo di quel materiale. In entrambi i casi ci sembra abbastanza chiaro nel fresato, ma comunque questo lo andremo a approfondire. Abbiamo chiesto appunto al Ministero di avere precisazioni. L'altra problematica che secondo noi rischia di limitare le quantità, perché abbiamo detto stiamo producendo 10-11 milioni di tonnellate, e in realtà nel decreto sono previsti stoccaggi molto limitati, perché si fa riferimento all'articolo 216 di una legge del 1998, e noi facciamo presente che quella legge del 1998 per quegli stoccaggi poteva essere buona e attuale per gli stoccaggi di allora, ma oggi i lavori stradali prevedono una movimentazione per un'impresa di almeno 300-400 mila tonnellate di fresato, e anche questo è un aspetto che va chiarito. Noi su questi aspetti abbiamo fatto un position paper che abbiamo mandato anche al Ministero. Abbiamo cercato, il position paper ha due aspetti: uno, cercare di far comprendere cos'è il 69-2018, e cercare di sviscerarlo un attimo un po' nelle sue praticità, cioè dal punto di vista dell'utilizzo. L'altro sono suggerimenti di migliorare per poter utilizzare di più questo prodotto. Vi dico che questo prodotto, prima sono state citate alcune percentuali, 25%, noi abbiamo visto dalle recenti indagini proprio conclusasi qualche mese fa che siamo già cresciuti al 30%, quindi più o meno un terzo del prodotto del conglomerato è già fatto con il fresato.
Questo vuol dire grosso modo che già possiamo considerare che il 5% medio di bitume è già diventato il 4%, quindi abbiamo già un risparmio del 20% per quanto riguarda il legante. Vediamo che anche le stazioni e gli enti appaltanti si stanno avvicinando a questa tecnologia, che andrebbe appunto chiarita meglio secondo i nostri punti di vista, perché le potenzialità per poterlo sfruttare e raggiungere percentuali di paesi europei è sicuramente valida. Un'altra precisazione che vorrei fare per quanto riguarda l'end of waste è il triturato di membrana bituminosa. Questo materiale, in Italia siamo dei grossi produttori, anzi i più grandi produttori di membrane bituminose, ha lo stesso CER del rifiuto fresato, ovvero il 170302. Questo significava per noi una facilità di end of waste, un end of waste che stiamo aspettando da anni. Perché? Perché questi materiali, che ripeto ce ne sono molti in Italia, hanno un altissimo contenuto di bitume, quindi avrebbero una potenzialità di recupero molto alta. Anche questo secondo noi è da discutere, da vedere, perché questa è una nuova frontiera e una nuova potenzialità da poter sfruttare. Ecco, io so che i tempi sono molto molto limitati. Per quanto riguarda il Camstrade, sì, è auspicabile la sua pronta introduzione, e chiaramente noi abbiamo discusso, abbiamo mandato, siamo alcuni di quelli che hanno fatto quelle famose lettere, però siamo anche noi convinti che poi alla fine bisogna sedersi a un tavolo e definire le posizioni. Però l'industria dell'asfalto, a nostro avviso, come comprovato con la volontà di andare avanti sul fresato, il riutilizzo dei PFU, dai pneumatici e in questo momento anche delle membrane, è ben sensibile a trovare soluzioni. Grazie Presidente Turrini, mi pare che abbia risposto appieno alle cose che le chiedevo. In particolare sul tema normativa c'è bisogno di qualche messa a punto, di qualche interpretazione, e poi sul Camstrade la disponibilità a un confronto che mi pare ci sia già stato. Ora diamo la parola a Gaetano Bosurgi, che è presidente della Società Italiana Infrastrutture Viarie, la SIV, e rappresenta quindi il mondo soprattutto accademico della progettazione, e quindi a lui chiedo appunto a che punto è la ricerca e l'innovazione rispetto a questi aspetti che la relazione ha sottolineato. Prego Bosurgi. Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per questo invito. Cercherò di rientrare nei tempi, perché i 10 minuti sono pochi per affrontare una tematica che in effetti, come stiamo vedendo dalle tanti interventi che mi hanno preceduto, richiederebbe molto più tempo. Io ho cercato di estrapolare delle parole chiave su quello che si è detto. PNRR, sì, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ovviamente comprendono un insieme di misure che non rappresentano dei compartimenti stagni, ma come più volte ho detto in varie occasioni anche in ambito SIV. Bosurgi, la sentiamo molto bassa, quindi se si può avvicinare al microfono per favore. Adesso? Adesso come mi sentite? Meglio. Sì. Quindi stavo dicendo... Ho preso degli appunti. Puoi proseguire, abbiamo sentita, però era un po'... Ok, d'accordo. Un piano nazionale di ripresa e resilienza che ovviamente nelle missioni a cui fa riferimento, ecco, c'è una certa trasversalità, non si può parlare di missioni separate tra di loro, ma su vari aspetti c'è un'interazione. La missione 3 è infrastrutture per una mobilità sostenibile, ma sicuramente la transizione ecologica è... E questa tematica vanno a braccetto. Quindi il PNRR ci offre, come dire, un'occasione importante, forse unica direi, una sfida importante che dobbiamo cogliere, come ho detto più volte recentemente, anche in un recente incontro che c'è stato a Napoli in ambito SIV,
Surgi, mi dicono che i partecipanti, io la sento, ma i partecipanti mi dicono che sentono male. Lei non ha delle cuffie? No. Giusto oggi no. Posso provare a vedere l'impostazione del microfono? Ecco, se riesce magari ad alzare quello. Adesso? Adesso come mi sentite? No, mi pare sempre uguale. Prova magari ad avvicinarsi di più. Vabbè, no, adesso non la sentiamo proprio più, credo abbia disattivato. No, ha disattivato qualcosa. Non la sentiamo. No, si è bloccato qualcosa. Allora, io guardi, provi magari a ricollegarci. Peraltro c'è il presidente Sessa che aveva un'esigenza, ci deve lasciare alle 12:15, quindi io farei così, la metterei un attimo in stand by, diciamo, lei intanto può ricollegarsi e tentiamo di recuperare il microfono, magari con la regia riesce a recuperare qualcosa, e quindi darei invece la parola al presidente Sessa, che credo sia collegato. Sentite? Ecco, sì, bene presidente, appunto, ovviamente lei ha seguito il dibattito, quindi è un dibattito già ricco di spunti. Le chiedo soltanto in che modo poi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le competenze, gli obblighi, diciamo, del Consiglio Superiore intervengono anche in questa tematica. Prego, presidente. Grazie, grazie. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, un ringraziamento alla Fondazione, al moderatore Giorgio Santilli, al presidente Doronchi, a tutti quelli che mi hanno preceduto nell'intervento e anche a Massimiliano Bienati, che ci siamo sentiti più volte per porre in essere questo incontro e questa riflessione. Venendo rapidamente alla domanda, che cosa può fare il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, penso che insieme possiamo fare tanto. Facendo una premessa, ascoltando il professor Adolfo Baratta, ha detto il 2030 è domani, il 2026 è oggi. E come è stato ricordato dall'articolo di Santilli, che dobbiamo mettere a terra le opere, vuol dire che mettere a terra il PNR vuol dire costruire un'opera di ingegneria civile. Chi fa questo mestiere, si sa, è un'opera di ingegneria civile, è un'opera che è un prototipo di se stessa, come diciamo al Consiglio Superiore, pertanto è un'opera che di volta in volta va studiata, analizzata, pensata, disegnata, appaltata, eseguita e controllata. È una filiera lunga, complessa, su un territorio come quello italiano, che è un territorio che ha caratteristiche morfologiche ben diverse da tanti stati e dell'Unione Europea. Che cosa ha fatto adesso il Consiglio Superiore dal punto di vista della sostenibilità? Come voi ben tutti sapete, è stato approvato anche su input, soprattutto su input del Ministro Giovannini, il nuovo regolamento su come si progetta dal punto di vista dell'articolo 23 del 50, e abbiamo emesso le linee guida per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, che ritengo che sarà il futuro del nuovo codice degli appalti, nel senso che già lo è perché l'articolo 23 lo riporta, ma è una modalità di organizzare la progettazione dei grandi appalti in due step. Questo è l'auspicio in cui tutti del settore ci diamo: un progetto dell'amministrazione in sintesi e un progetto dell'impresa, per consentire anche tempi più rapidi di realizzazione. Nelle linee guida sono presi a riferimento il regolamento 852/2020 dell'Unione Europea per quanto riguarda la sostenibilità, e i sei principi sono tutti assorbiti dentro le modalità di progettazione, che è il futuro della nuova progettazione, che è un futuro in cui l'aspetto di sostenibilità non è solo
un titolo di cambiamento di nome del Ministero, ma è sostanziale in tutta l'attività, in cui l'aspetto ambientale, quello sociale e quello economico costituiscono un insieme di intersezione, e su questi principi si fonda la nuova realizzazione di opere pubbliche, ma anche di interventi sulle pubbliche, su opere esistenti. Il problema delle strade, che non è solo, diciamo, la parte dello strato di usura, ma è tutta l'infrastruttura, perché poi in Italia abbiamo anche un grande problema dell'esistente. Voi sapete che abbiamo fatto le linee guida sui ponti e i viadotti, il grosso problema dopo le tragiche eventi del ponte Morandi toccano un po' tutta la rete viaria nazionale. Adesso usciranno le linee guida pure per quelli degli enti locali, in cui bisogna intervenire su opere esistenti. E come sappiamo, con le norme tecniche su un paese urbanizzato come il nostro, per quello che riguarda gli edifici civili, intervenire sull'esistente per adeguarli all'azione sismica e compagnia cantando sono, come possiamo dire, attività non semplice e anche molto complesse. Per rivenire al punto, il Consiglio Superiore, come voi ben sapete, ai sensi della norma, è il massimo organo tecnico amministrativo dello Stato. È un consenso dove qualunque attività avviene attraverso un voto, e questo per quello che attiene, diciamo, il parere per l'approvazione di grandi opere infrastrutturali. Ha anche un altro compito importantissimo, che è quello di produrre le norme tecniche per la progettazione delle opere e produrre anche le norme procedurali come quelle prima ho rappresentato. In questo gli aspetti di sostenibilità sono ben rappresentati, ho ascoltato gli interventi di tutti i miei predecessori e io concordo con tutto. Per andare rapidamente a una sintesi anche propositiva, noi siamo ben felici, saremo ben felici di portare avanti queste linee guida per la gestione perché ciò che attiene la gestione per la gestione sostenibile per quello che riguarda la manutenzione delle strade. È un aspetto che però va declinato anche dal punto di vista tecnico. Che cosa vuol dire? Che noi tutto ciò che riguarda i materiali che stanno su un'opera civile dobbiamo porre in essere una procedura e una serie di verifiche in fase di realizzazione e una serie di verifiche a conclusione affinché possiamo in qualche modo garantire quelle prestazioni promesse e garantire soprattutto gli aspetti di durabilità di cui un'opera infrastrutturale è elemento fondante ed è uno dei principi dell'NTC 2018 di cui noi siamo stati gli emanatori. Per fare questo dobbiamo confrontarsi anche con questo mondo sia delle associazioni che producono, di quelli che in qualche modo danno standard, per produrre, per mettere a sistema e in qualche modo incentivare l'uso di queste nuove tecnologie. Io credo, visti i tempi molto stretti e quello che diceva Bienati della domanda e offerta, è un aspetto molto importante. Uno, per non avere i fallimenti di tutto il tema delle terre e rocce da scavo, è opportuno che ci sia una normativa unica nazionale, se no corriamo il rischio che a livello regionale le regioni e i vari enti di controllo interpretano norme con interpretazioni che sono anche figlie di norme regionali che non sempre sono in linea con una visione globale. Questo lo dico e concludo perché dobbiamo porre in essere rapidamente, se vogliamo approfittare di questa grande occasione che ci è stata data il PNRR, dobbiamo in qualche modo avere una norma nazionale per porre in essere un sistema industriale da questo punto di vista omogeneo su tutto il territorio nazionale. E questo è un elemento che è un valore di economia di scala e consente probabilmente un abbassamento di prezzi in questo settore specifico affinché si divenga ad un approccio moderno ed un approccio distribuito su tutte le imprese.
perché quello che abbiamo notato spesso con i CAM è che anche a seguito dell'emergenza Covid tutto il mondo produttivo nel nostro settore delle imprese si deve riorganizzare. Allora, o lo Stato interviene anche con incentivi da questo punto di vista, incentivi importanti, unitamente a una normazione rivista sul piano nazionale, e solo così, a mio avviso, si avvia effettivamente quello di cui tutti si parla, di questa transizione nella direzione della sostenibilità, ma dobbiamo consentire, quello che io poi ho contesa con i rapporti istituzionali che ho a riguardo, all'attività produttiva di organizzarsi, tutto questo penso che richieda incentivi importanti. Noi siamo a disposizione, possiamo aprire un tavolo, come si dice, che è l'unico modo e l'unico metodo a divenire ad una sintesi delle varie stakeholder in questo settore. Spero di essere stato molto chiaro. Assolutamente, chiarissimo, anzi la ringrazio Presidente Sessa perché ha toccato due o tre punti davvero importanti. Innanzitutto ha ricordato, ci mancherebbe, una sua creatura, le linee guida sul progetto di fattibilità tecnico-economica, che però sono un po' già si presentano una pietra miliare in questo percorso che stiamo facendo con infrastrutture. E poi la ringrazio perché ha toccato due temi a me molto cari. Uno è quello noi lo chiamiamo lo spezzatino regionale, appunto, quindi la necessità di una normativa nazionale per evitare che ognuno scappi un po' per la sua strada, e dall'altro è il tema che già toccavo prima nell'intervento di Grimaldi, di una transizione che per le imprese a volte può essere difficoltosa. Abbiamo sentito Turrini, insomma, c'è una forte disponibilità a incamminarsi su questa strada, ma lei citava l'esempio di normative, diciamo così, di sostegno, forme di incentivazione oltre agli obblighi, perché sappiamo che la fase, diciamo, transitoria, il periodo di passaggio è sempre quello più delicato. Grazie ancora al Presidente Sessa. Proviamo a tornare da Bosurgi, vediamo se si è... Un saluto a tutti, grazie. Grazie Presidente, grazie. Mi sentite? Ecco qua, ora la sentiamo bene. Sì, ora la sentiamo. Adesso poi d'accordo. La regia mi dà una conferma, ma insomma io la sento bene. Anche gli altri partecipanti sentono? Sì. Abbiamo conferma? Bene, d'accordo. Le erano rimasti 7 minuti, mi dispiace essere fiscale. D'accordo, e allora cercherò di essere molto breve. A questo punto taglierò un po' di roba che è già stata detta. Quindi, ovviamente abbiamo evidenziato la trasversalità delle tematiche del PNRR su questo tema della mobilità sostenibile, la missione 3, infrastrutture e mobilità sostenibile. Quindi le strade ovviamente non sono fuori da questa transizione. Io però la sento un po' scatti di nuovo. Forse se lei riesce ad avvicinarsi al microfono senza... Al microfono. Ecco. Le strade non sono fuori da questa dalla transizione ecologica, come è stato più volte evidenziato. E per quanto riguarda la ricerca del settore è pronta per affrontare questa sfida della transizione ecologica. No, la sentono tutti a scatti, io non so che dire. Provi a riavvicinarsi. Come va adesso? No, non la sentiamo. No, la sentiamo, adesso non la sento più. Provo col cellulare. Non lo so. L'abbiamo perso. Purtroppo non la sentiamo a scatti. Devo sospenderla perché non la sento. La sentiamo a scatti. Bene, mi dispiace, Bosurgi. Non siamo riusciti ad avere il suo intervento. Sentiamo Giulio Caraffa. Sentite adesso? Io la sento a ondate, a scatti, è molto fastidioso. E anche dalla regia e anche vedo i partecipanti mi stanno dicendo la stessa cosa. Adesso mi sentite? No, adesso no, sentiamo addirittura un eco. Provando col cellulare. Non lo so. Mi dispiace. Possiamo dalla regia? Io sento un eco fortissimo. Se la regia, per favore.
Ecco, andiamo a Caraffa, Tullio Caraffa, appunto si è detto, diciamo, rischi di squilibri, lo diceva anche Bienati, rischi di squilibri fra domanda e offerta. Andiamo a sentire la domanda principale, almeno, insomma, perché Caraffa è responsabile piano viabile, direzione operation e coordinamento territoriale dell'ANAS, quindi l'ANAS è certamente la stazione appaltante più importante. Cerchiamo di capire voi a che punto siete su questo, riguardo anche ai bandi e ai capitolati, ovviamente. Sì. Prego, Caraffa. Sì, buongiorno. Grazie, è interessantissimo il dibattito perché sono molti spunti oggetto di riflessione. Innanzitutto io partirei dai passi per questa gestione auspicata. E bisognerebbe partire dal sistema di appalto. Noi in ANAS abbiamo adottato il sistema dell'accordo quadro che ci ha garantito che le piccole e medie imprese hanno investito in tecnologia, in sostenibilità ambientale, perché si sono trovati un pacchetto lavori variabili dai 5 ai 30 milioni di euro con un arco temporale con quadriennale. Quindi ci hanno creduto e hanno investito. Oltre a questo, sicuramente i disciplinari di gara hanno aiutato nel spingere le imprese alle innovazioni. Come ha ricordato anche la signora Ordinati, nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica noi abbiamo premiato la gestione delle attività di cantiere con la granulazione e variatura del fresato, la possibilità dello stoccaggio differenziato, il riutilizzo, ma anche le caratteristiche dei mezzi adoperati, ad esempio per le fresatrici il sistema di aspirazione e abbattimento delle polveri integrato una camera di fresatura, oppure per le finitrici il sistema di lamentazione in continuo che elimina il problema dei giunti e poi anche il controllo della produzione per la verifica in tempo reale del prodotto. Come aumentare la sostenibilità finanziaria ed ambientale? Sicuramente garantire le migliori scelte progettuali volte ad allungare il ciclo di vita e ridurre gli interventi di manutenzione. Questo però bisogna farlo in un'ottica sostenibile, cioè è secondo me utopistico dire lo stato di usura deve durare 10 anni, indipendentemente da quale è il traffico che percorre la nostra strada e quali sono le condizioni climatiche o ambientali. E poi il ricorso a materiali naturali vergini deve essere sicuramente una scelta residuale, riservata solo a quelle applicazioni per le quali sia dimostrata l'impossibilità tecnica di utilizzare materiali derivanti da operazioni di recupero o riciclo o sottoprodotti. Qualcuno ha già ricordato la pianificazione attenta e tempestiva degli interventi. Nel documento presentato sicuramente c'è un richiamo al PMS, cioè il Pavement Management System. Poi l'incremento della durabilità delle opere, e noi qui al volo vedremo le RPM, i compound polimerici, il polimerino di gomma, e poi sicuramente l'argomento clou che è l'incremento dell'impiego del fresato in un closed loop. Per quanto riguarda la programmazione e la manutenzione, è sicuramente dove, come, quando e con che risorse. Quindi il monitoraggio dell'asset, la lavorazione dei dati, la creazione dei modelli provvisionali con delle curve di ricadimento nel tempo, poi individuare le priorità e pianificare gli investimenti. Per quanto riguarda l'incremento della durabilità, stiamo portando avanti diversi studi. Uno molto promettente è quello che cerca di coniugare le caratteristiche delle pavimentazioni flessibili a quelle pavimentazioni rigide, cioè utilizzare del filler cementizio reattivo in quello che si chiama ready to mix. Questo riduzione dei tempi di esecuzione e soprattutto produzione eseguita a temperatura ambientale, ridurre gli spessori e una vita utile del pacchetto addirittura 4 volte rispetto al pacchetto tradizionale. Poi i compound polimerici, plastomeri termoplastici, elastomeri e altri additivi. Anche qui abbiamo fatto un campo prova in Umbria molto molto promettente per incrementare l'assistenza a trazione e incrementare i moduli di rigidezza. E naturalmente si verifica anche un incremento di resistenza ai cicli di fatica. Il grafene,
Il grafene è anche questo molto promettente, proprio recentemente abbiamo fatto un campo prova in uno svincolo del grande raccordo anulare, il grafene con le plastiche dure ad altri additivi, e ci consente il riciclo delle materie plastiche e una riduzione delle materie prime fino al 70%. E anche qui significativa riduzione delle operazioni di manutenzione e dei relativi costi. Polverio di gomma, Anas e Bridgeson hanno fatto la commissione di ricerca e cercheremo di utilizzarlo sia nel metodo dry che nel metodo wet, e non tanto per la minore emissione sonora, ma quanto perché chiediamo, cioè crediamo in una elevata resistenza all'ormaiamento e alla fatica. Adesso andiamo all'incremento del riempiego del fresato. Criteri minimi ambientali, come ha accennato e ha spiegato il dottore Grimaldi, va anche i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche, il regolamento europeo. Infatti è proprio questo il centro della transizione verso un'economia circolare. Infatti è l'utilizzo più efficiente di risorse naturali con riduzione di uso di materie prime e aumento dell'uso dei sottoprodotti. Per fare questo, ANAS ha modificato il proprio capitolato speciale di appalto, eliminando il bitume tale quale il modificato soft, lasciando solo hard e incrementando le percentuali di fresato. Percentuali di fresato che però variano, e qui lo sottolineo, in funzione del tipo di strato, se parliamo di usura, binder e base, e per l'usura se parliamo di drenante o meno. E nel nuovo capitolato del 2021 l'ANAS ha introdotto anche un concetto fondamentale che premia gli investimenti dell'impresa, nel senso che l'impresa che si avvale di impianti di produzione moderne può aumentare le percentuali di fresato fino al 40% per gli strati di base, fino al 35% per gli strati di binder e al 25% per gli strati di usura. Però qui chiediamo aiuto al direttore Grimaldi, perché come aveva già accennato il presidente Turini, noi chiediamo una modifica al DM28 con l'inserimento di un comma 2, cioè che il fresato non è qualificabile come rifiuto quando proviene da lavorazioni di manutenzione profonda e che io eseguo nello stesso sito senza portarlo fuori dal cantiere. Ma perché anche il riciclaggio a freddo? Anche per, come già era stato accennato, perché vengono abbattuti i consumi energetici e le emissioni del gas serra. 50% da fonti sicure, 72% per l'abbattimento della CO2, studio confermato nel 2021 recentemente da in Australia, dove è stata presa non solo la produzione ma l'attività di costruzione e trasporto, e si arriva a una diminuzione della CO2 nel ciclo completo pari al 61%. Ora, sostenibilità ambientale economica. Ecco, l'utilizzo del fresato. In questa tabellina, che io mi auguro che in maniera circostanziata, motivata e puntuale, come ho spiegato il direttore Grimaldi, possa chiarire le percentuali massime dell'utilizzo del fresato, si arriva a quel famoso 70% già richiamato dal professor Baratta, ma che è ben lontano da un 90% che ho visto in un documento dei CAM, e soprattutto che non tiene conto del in quale strato andiamo ad utilizzare il fresato. Questo 74% si ottiene quando abbiamo il riciclaggio a freddo in sito, che ci permette di riciclare il 62% sullo spessore dello strato, pari al 100% del singolo strato. ANAS dal 2020 al 2021 è passato dal 7 al 22% per quanto riguarda gli investimenti che prevedono il riciclaggio a freddo, quindi andando proprio nella direzione auspicata dal documento. Però abbiamo anche altri materiali open loop per fare conglomerati ecosostenibili e soprattutto aggregati artificiali da industria siderurgica, sabbie artificiali da incenerimento di rifiuti solidi urbani, plastiche provenienti a post consumo e anche un ultimo studio sulle plastiche leggere. Sempre un campo prova per l'utilizzo di sabbie artificiali da incenerimento che ha dato ottimi risultati sull'autostrada A2. Un altro campo prova è fatto proprio recentemente con il progetto Supergrip sulla E45, la SS3bis Tiberina, in cui abbiamo fatto delle miscele con degli inerti al 100% artificiali. E
L'ultimo, uno studio che abbiamo in corso con l'Università di Ancona, che è quella di riutilizzare le plastiche da post-consumo nei bitumi per cercare in qualche modo di ottenere un bitume modificato e con vari dosaggi di plastiche e con varie tipologie di residui. Addirittura partiamo da quelli non trattati a quelli parzialmente triturati oppure triturati e compattati. Quindi questi sono i campi in cui ANAS sta sviluppando la ricerca. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, ingegnere. Mi sembra che anche sul fronte dell'ANAS della domanda ci siano parecchi elementi di, diciamo, di novità e di innovazione. Vorrei provare a risentire Bosurgi, se è riuscito in qualche modo a collegare. Mi sentite? Ora la sentiamo, speriamo bene, speriamo continui. Prego. Mi sono collegato con un cellulare, mi scuso per questi inconvenienti, bene. Ma no, no. Sono dispiaciuto, ecco, mi dispiace. Ci parla di innovazione. Vi parlo un po' di quello che, per il tempo che mi è rimasto, giustamente, che mi è concesso, cercherò di essere molto sintetico, parlo ecco per nome e per conto anche dell'associazione che rappresento e che presiedo in questo momento storico. Cosa voglio dire innanzitutto? Vabbè, stavo dicendo, le strade ovviamente non sono fuori da questa logica, da questo percorso che ci porterà alla transizione ecologica voluto dal PNRR, richiesto fortemente da questo documento che tutti quanti noi abbiamo letto e conosciamo. C'è una trasversalità su tutte le missioni del PNRR, di questo ne siamo tutti ben consapevoli. Bene, la ricerca, io oso dire che la ricerca del settore, mi riferisco al settore, al nostro settore scientifico disciplinare, direi che è pronta per affrontare queste sfide, anche perché è una ricerca che parte da lontano, l'utilizzo dei materiali non tradizionali di cui ormai non mi sto qui a ripetere, a cui tanti relatori hanno fatto riferimento, per le pavimentazioni stradali e non solo, sono state sviluppate ormai, saranno passati oltre 30 anni, bisogna, ecco, forse 1989 se non ricordo male, la data in cui si sono avute le prime sperimentazioni sul campo dei riciclati a freddo, per poi diciamo proseguire in questo percorso che oggi io ho davanti qualche esperienza non tanto recente sull'autostrada Torino-Milano, per esempio, già in impianto fisso si è riuscito a realizzare una miscela con un quantità di fresato del 100%, addirittura un utilizzo, parliamo di impianto fisso, con un'emulsione con lattice al 3-5%, eccetera, eccetera. Allora, ci sono altre esperienze in cui un impianto fisso, qua mi riferisco alla diramazione Roma Nord, Roma Sud, in cui la quantità di fresato utilizzato è stata pari all'85%, sempre con l'aggiunta di emulsioni e cemento. Insomma, non le sto qui ad elencare tutte. Cosa voglio dire? Che la ricerca nel frattempo, in collaborazione proprio con gli operatori del settore, è andata avanti e la SIB in questo momento, ecco, vi anticipo, qualche settimana fa, quasi contemporaneamente a questo evento, ma era già in programma da tempo, abbiamo istituito come consiglio direttivo una commissione di studio, chiamiamola studio di lavoro, avente per oggetto la transizione ecologica e la sostenibilità delle infrastrutture di trasporto. Quali sono gli obiettivi di questa commissione? Innanzitutto analizzare lo stato della ricerca. Torno a ripetere, ricerca se ne è fatta tanta, quindi bisogna a questo punto fare un punto dello stato di questa ricerca proprio in vista di quelle che sono, ecco, l'emanazione di linee guida. Linee guida che ovviamente devono essere anche molto attente a quelli, non solo a fare il punto su quello che è la ricerca, ma ecco, a volte si provano queste miscele, si studiano nuove miscele, ma bisogna avere una particolare attenzione anche a quelle che sono le prestazioni che queste miscele offriranno, perché in base al loro impiego, in base al loro utilizzo, in base al contesto in cui dovranno essere utilizzate, devono garantire certe prestazioni. Ovviamente la ricerca, come diciamo, nelle varie sedi universitarie è andata avanti. Io quello che posso dirvi, ecco, posso riferirvi a alcuni aspetti, per esempio, non so, ecco, cito l'Università di Bologna, oggi si parla di pavimentazione urbana ad elevata aderenza a basso impatto acustico, utilizzando addirittura aggregati artificiali ingegnerizzati, ottenuti tramite la
polimerizzazione delle polveri di recupero attraverso la procedura della stampa 3D. Questa è una grande novità perché ci consente di ottenere aggregati che hanno già predefinite adeguate caratteristiche di micro e macro tessitura, quindi importanti anche per la sicurezza. E ci stanno altri aspetti legati, altre esperienze legate all'utilizzo di miscele realizzate al 100% con granulato di basalto, di asfalto, confezionato a freddo, quindi anche questa è una cosa che per la sostenibilità è molto importante. Addirittura in qualche altra sede si sta lavorando sui biobinder, sui leganti biologici, cioè un legante senza bitume. La sperimentazione è abbastanza, sta andando avanti. In buona sostanza riusciamo, almeno si sta riuscendo ad ottenere delle prestazioni per questa tipologia di leganti confrontabili con quelli dei leganti bituminosi. E come sono ottenuti questi biobinder? Sono ottenuti combinando pneumatici fuori uso sotto forma di polverino ed oli esausti provenienti addirittura dalla filiera alimentare o dal trattamento delle biomasse additivi di origine naturale. Questa è un'esperienza. Si è parlato di LCA e quindi l'opportunità di questo approccio è fondamentale proprio in un percorso di transizione ecologica, l'approccio LCA. E qui qualche relatore all'inizio, nell'introduzione, è stata citata proprio una convenzione che la vostra fondazione ha fatto all'Università di Palermo. Una convenzione, qua ricordo, ha un titolo, ce l'ho qui davanti, LSE screening comparativo degli impatti ambientali di ciclo di vita per la realizzazione di pavimentazioni stradali con tecnologie innovative ad elevata efficienza delle risorse rispetto alle tecnologie convenzionali. Quindi c'è questo sforzo ad utilizzare questo approccio LSE che non è altro che un approccio integrato, perché è chiaro, il sistema è complesso, ha più componenti, non può, parte da lontano, come si dice, è un sistema multifase, un processo multifase, e quindi che ben vengono approcci quale l'LCA, che è fondamentale. Qualcuno ha parlato anche di capitolati prestazionali. Beh, anche in ambito SIB si è addirittura d'arrivo per la definizione di un capitolato prestazionale che, da quello che mi risulta, ormai è pronto e sarà presentato tra qualche mese. Tutto ciò, ovviamente, non sto ad elencare anche altre esperienze di ricerca, ne voglio citare qualche altra, per esempio. Qui davanti, per esempio, ci abbiamo qui davanti, professore, perché andiamo a chiudere. Sì, dico, volevo anche portare qualche novità anche nella ricerca. L'utilizzo delle pavimentazioni stradali per minimizzare l'effetto delle isole di calore, quindi è una cosa anche molto importante recuperare energia dalle pavimentazioni. Insomma, sono tante le tematiche e questa commissione che io ho istituito proprio qualche settimana fa, vuole creare, proprio mettere a sistema le competenze, le varie competenze, per cercare di arrivare finalmente a delle linee guida, perché, torno a ripetere, la ricerca c'è, i risultati ci sono, le prestazioni sono state di certe tipologie, di certe soluzioni sono state ormai, come dire, asseverate da una vasta sperimentazione. Quindi, ecco, tutte queste competenze secondo me devono essere messe a sistema, questa sinergia fra mondo universitario e mondo dell'impresa, che di fatto esiste, per arrivare finalmente a scrivere queste linee guida che rappresentano praticamente lo strumento per venire a questo obiettivo molto importante. Scusate, sono stato molto rapido. Bene. Il tempo me lo sono bruciato, si può dire, con la tecnologia. Bene. E mi scuso anche per la velocità dell'esposizione. No, peraltro purtroppo neanche si vedeva, però abbiamo sentito bene, questa è la cosa fondamentale. Quindi è riuscito quantomeno a trasferirci le cose che voleva. Bene, grazie a Busurgi. Allora, la tavola rotonda la chiudiamo con un intervento che io ritengo molto interessante, perché diceva prima il Presidente Sessa, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che le imprese andrebbero aiutate e sostenute in questo passaggio difficile. Poi ovviamente qualche impresa è più innovativa, qualcun'altra resiste meno, però è giusto garantire questo sostegno. Allora ci arriva in aiuto il decreto semplificazione, l'articolo 64, che identifica SACE come attuatore del Green New Deal italiano, e quindi attraverso il rilascio di garanzie green
facilita ovviamente soprattutto i finanziamenti alle imprese. Allora, di questo ci parla Daniela Cataudella, che è Managing Director Green Deal di SACE, appunto. Scusate, però io devo allontanarmi, mi ero impegnato per l'orario previsto, ma un'altra lì. Va bene, direttore. Buona giornata. Grazie, grazie molto, direttore. Ciao, presidente della Fondazione. C'è sì, Cataudella. Buongiorno a tutti. Ecco. Non so se mi vedete, mi sentite. Ecco, la vediamo, sì, benissimo. Grazie. Allora, intanto grazie per questa opportunità, effettivamente. Dal tenore delle presentazioni dei colleghi prima di me capisco che effettivamente potrebbe anche essere di interesse la presentazione che sto per farvi e la spiegazione che vi darò sul Green New Deal SACE, il Green New Deal italiano. Se la tecnologia mi assiste vi proietto una breve presentazione. Prometto che sarò nei tempi. Come anticipato, l'articolo 64 del decreto semplificazioni a luglio dell'anno scorso, luglio del 2020, perdonatemi, eccoci qua, ha identificato SACE come l'attuatore del Green New Deal italiano. Quindi SACE, che è l'Export Credit Agency italiana, quindi deputata fondamentalmente a supportare le esportazioni italiane, ha visto nel corso dell'anno scorso un ampliamento della propria operatività su quello che è il territorio domestico. Quindi ci avete senz'altro conosciuto per Garanzia Italia, che è uno strumento di natura emergenziale nato, ahimè, per far fronte alle conseguenze dell'emergenza Covid in ambito ovviamente economico, quindi parliamo di supporto alle aziende. E spero ci conoscerete anche ora per la garanzia green, che è nata a luglio del 2020 con il decreto semplificazioni per il supporto governativo ai progetti che possono essere identificati come eleggibili per l'intervento in ambito green. È importante fin da subito sottolineare che l'intervento green non è un intervento di natura emergenziale e non costituisce sussidio, quindi verrà possibilmente rinnovato di anno in anno, e però è un'operatività che viaggia a condizioni di mercato, quindi è un'operatività che noi seguiamo operazione per operazione, non ha invece delle griglie, come dire, predefinite, né si appoggia sulla valutazione del sistema bancario, ma bensì siamo noi stessi a fare la nostra valutazione sia in ambito eligibility che in ambito per quanto riguarda il merito creditizio dell'azienda richiedente, ma questo poi lo vedremo dopo. Però è rivolta a qualsiasi azienda, possa essere italiana o estera, può rivolgersi a qualsiasi struttura sottostante, poi vi farò vedere meglio. E l'importante è che il progetto per cui vengono utilizzati i fondi, quindi il finanziamento deve avere uno scopo, il progetto sia definito green, quindi è che il beneficio green sia sul territorio domestico, quindi nulla a che fare con il nostro ambito di intervento classico che ci vede invece interessati alle esportazioni e quindi ai rischi fondamentalmente esteri di diversa natura. Per darvi un'idea di come ci siamo organizzati, io in SACE mi occupo, sono la responsabile del rischio sovrano e politico, quindi mi occupo delle grandi operazioni infrastrutturali in ambito difesa che vedono i nostri esportatori andare all'estero, avere come controparte dei sovrani, quindi degli stati. E in SACE oggi occupo anche questo ruolo, diciamo, di guida della Task Force Green, che è stata messa in piedi proprio per andare incontro alle esigenze di questa nuova operatività che ci è stata richiesta dal Ministero. Come funziona? Abbiamo stipulato alla fine dell'anno scorso, quindi a dicembre, in attuazione del decreto legge semplificazioni, una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha emanato in contemporanea anche degli indirizzi CIPES
che vanno ad accompagnare le nostre analisi di eligibility del progetto sottostante e la richiesta di finanziamento. Quindi SACE ha come obiettivo principale quello di rilasciare delle garanzie che sono a valere su un fondo pubblico al 100% stanziato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a fronte di finanziamenti o altre strutture finanziarie che poi vediamo meglio, rilasciati in favore di progetti eligibili per l'intervento PRIM. Quindi noi valutiamo in house, senza quindi necessità di asseverazione da parte di un terzo, l'eligibility del progetto sottostante. Al contempo facciamo una valutazione del merito creditizio dell'azienda richiedente in maniera che la garanzia sia rilasciata secondo i canoni standard di valutazione del rischio SACE, quindi è la nostra è l'ambito nel quale siamo maggiormente specializzati. Ci rifacciamo per verificare l'eligibility innanzitutto ai principi della tassonomia europea, e laddove il settore, come in questo caso in parte così, non fosse coperto dalla tassonomia europea, ci rifacciamo agli indirizzi che il CIPES ha emanato. Abbiamo identificato questi 6 macro obiettivi ambientali, molti dei quali sono stati toccati prima dagli altri colleghi, nell'ambito del quale ci muoviamo e andiamo a identificare le sottospecie, le casistiche del progetto in questione, che di volta in volta ci viene sottoposto. E quindi al di là di quello che magari è più intuitivo, che è per quanto riguarda il green, eventualmente le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, molti dei progetti che siamo stati chiamati a supportare riguardano invece ambiti i più diversi possibili di economia circolare piuttosto che di mobilità sostenibile. E abbiamo oggi un portafoglio abbastanza diversificato di interventi. In un anno abbiamo visto praticamente tutti questi 6 settori, tutti questi obiettivi ambientali sono entrati nel nostro portafoglio, e c'è una diversificazione sia di size dei singoli interventi che di size dell'azienda richiedente. Quindi abbiamo nel nostro portafoglio sia large corporate, ma anche moltissime PMI e mid cap. E, tra l'altro, con un rapporto 75-25 per quanto riguarda le PMI, quantomeno per il numero di operazioni che ci vengono sottoposte, non anche ovviamente per la size degli interventi finali. La garanzia SACE è una garanzia prima domanda, irrevocabile e incondizionata, quindi una garanzia che consente alle banche di deponderare completamente l'asset garantito. Che significa per un'azienda richiedente la liberazione totale del castelletto bancario, cosiddetto. Sono tutti impegni garantiti dalla Repubblica Italiana, come dicevo, c'è uno stanziamento annuale presso un fondo MEF a copertura di queste garanzie che noi possiamo emettere, e un plafond definito che per il 2021 è stato di 2 miliardi e mezzo e che per il 2022, ad esempio, speriamo confermino, sarà di 3 miliardi, per cui non ha una scadenza. Al momento vedremo mano a mano, in base alle pipeline di operazioni che ci vengono presentate, noi di anno in anno le confrontiamo con il Ministero che stanzia le coperture. E è una garanzia che deve rifarsi ai principi europei del non aiuto di Stato, non deve costituire aiuto di Stato, pertanto può essere rilasciata fino a un massimo dell'80% del contratto di finanziamento sottostante, e deve essere rilasciata a condizioni di mercato. Come dicevo prima, non è un sussidio. Questo ci dovrebbe avviare alla conclusione. Mi avvio alla conclusione velocemente, e allora solo per dirvi che le strutture sottostanti ammissibili sono praticamente tutte, quindi finanziamenti, cauzioni, emissioni obbligazionarie, contratti di leasing, qualsiasi struttura finanziaria eleggibile per l'intervento in garanzia. E entrando nel merito, abbiamo assicurato delle convenzioni con le principali banche attive nel territorio domestico, per cui
per operazioni fino a 15 milioni di euro c'è un fast track per il rilascio di queste garanzie all'80% del sistema bancario. E, il settore in questione, pur non essendo esplicitamente coperto nell'annex 1 della tassonomia, è al momento previsto nella nuova bozza della tassonomia, per cui ci rifacciamo sicuramente a questi principi per la valutazione della nostra eligibility. Concludo semplicemente parlandovi di un progetto che forse può interessare nell'ambito del settore di riferimento che abbiamo finanziato a cavallo l'anno scorso. E riguarda un intervento di Saks Agress che è stato richiesto per la copertura dell'80% di una tranche di un'emissione obbligazionaria da parte di Saks Agress e in questo caso l'intervento è rientrato nell'ambito dell'efficientamento energetico, quindi non nell'ambito dell'economia circolare, però ha creato un grosso valore aggiunto all'azienda che ha anche beneficiato di un beneficio in termini di pricing non indifferente grazie all'intervento della garanzia statale. Mi taccio, qui ho portato qualche esempio di quello che sono state dei finanziamenti coperti dalla garanzia SACE in questo anno e solo per dirvi che probabilmente dei 2 miliardi e mezzo che sono stati stanziati nel 2021 riusciremo ad utilizzarne la gran parte, se non tutti, per la fine dell'anno e speriamo insomma di replicare lo stesso film per l'anno prossimo. Grazie, grazie alla dottoressa Cataldella. Io senza cesure diciamo passerei dalla tavola rotonda che diciamo si è conclusa alle due best practice che vogliamo presentare e partendo dal caso della variante di Canali a Reggio Emilia c'è Valerio Bussei, dirigente della provincia. Prego Bussei. Buongiorno a tutti, cerco di condividere la presentazione. Si vede? Sì, si vede. Ok. Allora, la variante di Canali nasce in un contesto particolare. È stata aperta nel maggio 2009 e in un periodo che si è dipanato tra il 2000 e il 2010, nell'ambito del quale la provincia di Reggio Emilia è stata coinvolta in un processo di forte, diciamo, ammodernamento e implementazione del sistema infrastrutturale. Questo dovuto agli investimenti effettuati al seguito del passaggio della linea alta velocità e ai conseguenti interventi di adeguamento della viabilità interferita. Gli investimenti sono stati concentrati sugli assi strategici della provincia di Reggio Emilia, che sono rappresentati nella slide, in senso nord-sud, in senso est-ovest. Dal punto di vista generale, questo lavoro ha consentito di realizzare 136 km di strada, di varianti ai centri abitati, con rettifiche di tracciato, per un investimento complessivo di 420 milioni di euro. E questo ha consentito di migliorare in complesso la rete provinciale, che è costituita da circa 1000 km di strade. Il risultato più concreto è stato quello della riduzione del 60% dell'incidentalità dal 2000 al 2014. Quindi io ho chiamato un po' questa fase come un rinascimento infrastrutturale del territorio della provincia di Reggio Emilia e visto anche che il professor Baratta ha citato il fatto che l'innovazione non avviene mai per caso, no? Mai da sola, diciamo questo ha creato le condizioni perché la provincia investisse
sulla ricerca di soluzioni progettuali finalizzati a coniugare l'inserimento, diciamo, paesaggistico delle nuove opere con la necessità anche di adottare delle modalità costruttive e dei processi operativi che fossero il più possibile sostenibili nei confronti dell'ambiente. E quindi abbiamo indirizzato la nostra attività a un continuo aggiornamento tecnico, a un confronto anche con le imprese di costruzione e alla sperimentazione di nuove tecnologie, appunto, finalizzate anche a limitare il ricorso a cave di prestito e favorissero il riutilizzo dei materiali. Questo anche perché avevamo dei problemi di reperimento delle materie prime con anche un incremento dei costi delle stesse. L'altro tema su cui ci siamo concentrati è anche stato quello di studiare e individuare delle soluzioni che mitigassero l'impatto paesaggistico in modo da rendere queste opere compatibili e assorbibili dal contesto territoriale. Richiamo anche in questo senso le linee guida che erano state a suo tempo emanate dalla Regione Emilia-Romagna per la progettazione integrata delle strade. Le caratteristiche della variante sono sostanzialmente che questa si colloca in un ambito periurbano del capoluogo della provincia di Reggio Emilia e assolve una triplice funzione, una come tangenziale all'abitato di Canali, in variante alla strada provinciale numero 25, una di completamento dell'anello delle tangenziali che ho rappresentato nella diapositiva, quindi la tangenziale di Canali è questa, quindi la tangenziale stessa era un pezzo dell'anello delle tangenziali intorno all'abitato di Reggio Emilia. E poi assolveva una terza funzione che era come variante alla strada statale 63 che ormai era inglobata nel centro urbano. E l'obiettivo era quello di migliorare i collegamenti con tutta l'area collinare e montana della provincia di Reggio Emilia con il sistema appunto delle tangenziali di Reggio Emilia con il casello autostradale e anche con la nuova stazione ad alta velocità. L'opera ha previsto un investimento di circa 12 milioni di euro con un'estensione complessiva di 3 chilometri e ha preso origine dalla tangenziale appunto sud-est e ha girato completamente l'abitato di Canali per poi raccordarsi verso sud con la strada provinciale 25. Questo ha chiaramente anche consentito di decongestionare dal traffico il centro abitato di Canali, fornendo la possibilità quindi di recuperare il tratto stradale storico della provinciale 25 in senso urbano e quindi migliorare la qualità di vita dei cittadini che abitano a Canali. E poi dal punto di vista anche soprattutto ambientale noi ci siamo dovuti confrontare con la presenza del parco del torrente Costolo e quindi la progettazione ha elaborato un'opera con particolare riguardo all'inserimento paesaggistico. In particolare è stata prescelta una soluzione forte che ha visto l'interramento per circa 2 metri di buona parte del profilo longitudinale della strada rispetto al piano di campagna. E utilizzando tutto il materiale proveniente dagli scavi per realizzare dune fonoassorbenti che avevano, oltre la funzione di mitigazione ambientale, anche quello della mitigazione acustica. Le caratteristiche della variante dal punto di vista della sezione tipo sono quelle di una strada diciamo extraurbana di tipo C1 con una dimensione trasversale di 10,50 e chiaramente l'interramento della piattaforma stradale ha reso necessario realizzare delle cunette di raccolta delle acque
e quindi anche che dovevano essere portati poi ad opportuni, diciamo, dispositivi di smaltimento delle stesse. Anche gli attraversamenti che dovevano consentire, no, di ricucire la gravità interferita sono stati studiati per minimizzare gli spessori degli impalcati e ridurre il più possibile l'impatto dei rilevati di accesso. Ingegnere, ci parla della tecnologia costruttiva anche delle pavimentazioni? Credo che lì ci sia un elemento di innovazione importante. Anche perché c'è ancora 2 minuti, quindi. Ci arrivo subito allora. Vado subito. Allora, nel riguardo, appunto, in questo senso abbiamo utilizzato la tecnologia dell'asphalt rubber, di cui è già stato fatto cenno precedentemente, e questa tecnologia ci ha consentito di ridurre gli spessori dagli originali 25 cm di spessore del pacchetto previsto nel progetto preliminare ai 14 cm complessivi effettivamente adottati a livello esecutivo. Abbiamo utilizzato la tecnologia della di costituzione, abbiamo, diciamo, realizzato la base a caldo, interamente riciclata a freddo, con l'impiego di fresato stradale e sostanzialmente il confezionamento e la successiva applicazione è stata effettuata a temperatura ambiente. Questi sono gli spessori che abbiamo adottato a partire dall'alto dell'infrastruttura. Il primo strato, appunto, lo strato d'usura con bitume modificato con polverino di gomma di 3 cm, lo strato di binder tipo sempre asphalt rubber di 4 cm compressi. Poi abbiamo il terzo strato, che è quello di base, appunto, realizzato in fresato naturale, in fresato stradale da riciclo con aggiunta di emulsione bituminosa in misura del 4% e cemento di misura del 2% per 7 cm compressi. Questi tre pacchetti appoggiano su una membrana rinforzata SAMI, che aveva la funzione di evitare la ripercussione di eventuali formazioni di fessure dagli strati di base verso l'alto, appoggiato su una massicciata di 20 cm di stabilizzato e una massicciata di 20 cm di stabilizzato naturale, il tutto appoggiato su terreno stabilizzato con calci. Qui ci sono alcune immagini, appunto, della stesura della membrana e del trattamento a calci. Chiaramente i vantaggi ottenuti con la riduzione e prelievo di materiale di cava, ai vantaggi ottenuti con la riduzione del prelievo di materiale di cava si è assommato anche un minore impiego di bitume e la produzione a temperature ridotte, con anche un significativo risparmio energetico e soprattutto, credo cosa rilevante, migliori condizioni di lavoro per gli operatori. Un altro aspetto significativo è che riducendo le materie prime, questo ha comportato anche una riduzione del traffico pesante sulla viabilità di adduzione, contribuendo perciò a ridurre le emissioni di CO2 anche in fase di costruzione e contenere i relativi tempi di costruzione. Poi ci sono anche gli altri effetti secondari. Le conclusioni, ingegnere, per favore. Niente, allora diciamo che noi abbiamo con la variante di canali anticipato un po' quelle che sono le considerazioni dei CAM, e la variante di canale ad oggi è una delle prime e poche strade interamente green realizzate nei nostri paesi. Ci siamo anche permessi di calcolare un risparmio energetico in termini energetici e sia in fase di realizzazione che in fase di costruzione. Questa diciamo, realizzazione poi ha provocato anche una ricaduta sulla ulteriori interventi che sono stati fatti con buon esito in provincia di Reggio Emilia, in altri contesti. Per cui, in conclusione, diciamo che il maggior costo unitario iniziale di alcuni materiali impiegati
comunque ampiamente compensato nel medio e nel breve medio periodo dai migliori costi che una progettazione e realizzazione comporta in termini manutentivi e di funzione di fruizione delle opere. I minori costi hanno comportato, sono valutabili in circa il 40% in meno dell'intero ciclo di vita. E quindi credo che questa tecnologia serva appunto anche per tenere sotto controllo, l'introduzione di queste tecnologie consentono anche di tenere sotto controllo la manutenzione delle infrastrutture nel tempo e quindi aiutare nella direzione di una manutenzione programmata delle infrastrutture. Io vi ringrazio. Grazie. Per l'attenzione e per l'opportunità. Grazie a lei. Mi pare la conclusione a cui è arrivato è insomma uno degli aspetti più interessanti questa mattinata, che è possibile recuperare il maggior costo iniziale con i minori costi di manutenzione soprattutto e di gestione del ciclo di vita. Bene, il secondo intervento, in realtà sono due interventi in questa seconda puntata, diciamo così, professori Lorenzo Domenichini e Alessandro Marradi ci parleranno di altri due casi, diciamo, di tecnologie innovative usate a basso impatto, in particolare la strada Pavia-Bereguardo e il ponte San Giorgio, che diciamo fra le tante elementi di eccellenza evidentemente anche questo. Prima Domenichini, credo. Buongiorno a tutti, rapidamente cerco di condividere il mio schermo per illustrarvi questa, diciamo, brevissima presentazione dell'esperienza svolta nel momento in cui si è verificata la tragica collasso del ponte Morandi. Non mi dilungo nel richiamarvi l'essenzialità che questo ponte rappresentava come connessione di aree importanti dell'economia nazionale. Era il principale asse di collegamento centro Levante di Genova con il porto di Voltri-Prà, con l'aeroporto di Cristoforo Colombo, le aree industriali dell'area genovese. Quindi il sistema diciamo infrastrutturale di Genova passava e continuerà a passare attraverso questo nodo, il nodo del nuovo ponte San Giorgio, ex ponte Moraldi sul fiume Polcevere. Il ponte Morandi è stata una ha costituito un monumento, diciamo, che valsa a celebrare la grande Genova come potenza industriale, ed era il simbolo di un miracolo economico del triangolo industriale Torino-Milano-Genova. Era un elemento importante sia come opera nel se stessa, un'opera di ingegneria, sia come simbolo. La sua crisi, il suo collasso ha portato enormi disagi, come tutti voi avete potuto seguire dalla stampa e dalle vicende risultate conseguenti al suo crollo. Lo sforzo di dare continuità, di ripristinare questo collegamento, ridando continuità alla rete infrastrutturale di Genova, è stato veramente importante, sviluppato in poco più di un anno. E oggi questo è il Ponte San Giorgio, che ha sostituito il Polcevere, il Ponte Morandi. Ponte Morandi che, ripeto, è un simbolo, e attraverso questa immagine vorrei appunto rappresentare che si è sostituito un simbolo ad un altro. Un simbolo, quello del Ponte Morandi, che rappresentava la modernizzazione del paese, un simbolo della crescente potenza industriale dell'Italia.
oggi è stato sostituito dal Ponte San Giorgio, che rappresenta un simbolo, il simbolo del tentativo di costruire, di trovare un nuovo equilibrio tra l'innovazione tecnologica e un concetto di mobilità sostenibile, sostanzialmente proprio inserito nei concetti, nei criteri e nei concetti che sono stati espressi. Professore, possiamo arrivare al punto della tecnologia, perché c'è ancora 2 minuti. Ho iniziato da 4 minuti in realtà, insomma, comunque, non credo, io ho l'orologio davanti e a questo punto il passo alla definizione di quello che è stato la soluzione, diciamo, del riguardante le pavimentazioni di cui è dotata quest'opera, ovviamente diverse le situazioni, diverse le tratti in rilevato, tratti su impalcato artificiale, tratti che necessitavano di particolari provvedimenti per garantire la sicurezza dell'opera, della realizzazione. La struttura che è stata fornita ai tratti in rilevato della nuova opera che è stata realizzata ha questa stratigrafia che associa ad un pacchetto di conglomerati bituminosi, tutti utilizzanti eleganti modificati, con, per quanto riguarda il binder e la base, un utilizzo di fresato del 25-30%, ed uno strato di fondazione cosiddetto misto cementato ad alta duttilità, o come è stato chiamato questa mattina ready to mix dall'ingegner Caraffa dell'ANAS, e cioè da materiale fresato miscelato con emulsione bituminosa costituita con bitume modificato e cemento, quindi assolutamente un mix di materiali che rientra in tutto ciò che questa mattina è stato detto. Ovviamente su viadotto la parte profonda degli strati viene stata sostituita dall'impalcato e quindi è rimasto uno strato di usura di binder delle stesse caratteristiche dei tratti in rilevato. Lo strato di usura era previsto in fase di progettazione in SMA, cioè con un materiale che ha una tessitura, garantisce una tessitura negativa e consente quindi di abbattere sia l'emissione acustica, mantenendo però la sicurezza della circolazione attraverso la realizzazione di una aderenza molto elevata per quanto riguarda il rapporto, la relazione, l'interazione tra pneumatici e pavimentazione. Uno strato di usura che, come vedremo, garantiva una massima resistenza delle prestazioni anche molto elevata in termini di deformabilità e di resistenza a fatica. Il progetto è stato sviluppato con criteri prestazionali, sostituendo, diciamo, alle tradizionali metodologie che basate sulla definizione di miscele caratterizzata da determinate proprietà e metodi di calcolo, diciamo, di strutturale della struttura soggetta a traffico, con un metodo di calcolo prestazionale messo a punto in America ormai da 15 anni, in cui si valuta la caratterizzazione, diciamo, la prestazione in termini di fessurazioni, deformazioni permanenti, irregolarità superficiale del manto stradale, quindi uno strumento prettamente di verifica che valuta come si evolve nel tempo la prestazione della pavimentazione. La struttura, facciamo riferimento a questa, abbiamo parlato della struttura in rilevato, questi sono gli indicatori prestazionali che sono stati presi in considerazione e i valori limiti che sono stati attribuiti ai diversi indicatori a livello prestazionale. Nella tabella sono riportate nella seconda colonna i valori di progetto che la verifica ha consentito di valutare. Come vedete nei tre grafici per le tre diverse
prestazioni, fessurazione, deformazione permanente, regolarità superficiale. La riga orizzontale rossa è il limite, il valore limite preso a livello di progetto, e le curve sottostanti rappresentano il modo con cui la struttura progettata rispetta, diciamo, si evolve nel tempo, il tempo espresso in mesi che è riportato sull'asse delle ascisse. Come vedete, sia dal punto di vista della fessurazione, che quindi della fatica dei materiali, sia dal punto di vista della deformabilità, la prestazione delle pavimentazioni ha una durata di vita utile, quindi offre una durabilità elevatissima, superiore al periodo di analisi che è stato preso in considerazione di 20 anni. La regolarità superficiale IRI necessiterà di un intervento, o avrebbe necessitato di un intervento di ripristino all'intorno del 10º-11º anno di vita della struttura. 11º anno di vita che consente con quell'intervento di azzerare i problemi di deformabilità, deformazione permanente, di irregolarità, per arrivare in maniera assolutamente ottimale al compimento del periodo di vita preso in considerazione. Proprio questa, e con questo termino, dicendo che durante poi lo sviluppo della fase costruttiva dell'opera, si è riusciti ad introdurre ulteriormente un ulteriore elemento di qualità nella realizzazione dell'opera, che ha sicuramente migliorato anche quest'ultima prestazione nel tempo della pavimentazione, cioè quella di migliorare la deformabilità e l'irregolarità longitudine e l'andamento nel tempo, diciamo, di questi due parametri. E quindi con questo passerei la parola al professor Marradi, che ha curato per questa opera la sostituzione di conglomerati superficiali con materiali ancor più prestanti dal punto di vista della durabilità. Vi ringrazio dell'attenzione. Marradi, buongiorno, mi sentite? Sì? Allora, mi sentite? Adesso penso che vediate anche lo schermo. Intanto ringrazio per l'opportunità, visto che il tempo è molto breve, mi avvio subito al... come introduzione era solo per rimarcare il principio della durabilità e dell'aumento della durabilità, per collegarmi anche a quanto hanno detto tutti i relatori precedenti. Questo ce lo dice anche l'Associazione Mondiale della Strada in un rapporto del 2019 sul Green Paving Solution and Sustainable Paving Materials, in cui vedete l'elenco a fianco. Si parte dalla progettazione, però poi bisogna considerare tutte queste fasi. Quindi, come ricordavano i relatori prima di me, è un processo piuttosto complesso. Però il concetto che deve passare è quello del, se mi consentite, sustainability by design, cioè la sostenibilità deve interessare non solo la fase di esecuzione o non solo i materiali, ma deve essere garantita a monte fin dalla concezione e la ideazione di un'opera o di un intervento di manutenzione. Forse siete più abituati a vederlo in senso circolare, ma sono gli stessi concetti di prima. Quello che mi piace della figura centrale è che la progettazione sostenibile deve far parte di un concetto di sustainability by default, cioè chi è responsabile di un intervento di questo tipo, come quello che presentiamo, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative, le procedure e le tecniche necessarie per garantire il massimo livello di sostenibilità. E come abbiamo visto anche dall'ingegnere Carafa, poi se si tiene conto di un life cycle cost assessment e si tiene conto non solo anche dell'intervento precedente del dirigente della provincia Reggio Emilia,
non solo i costi di primo impianto, ma qui ci vedete che si tiene conto di tutto, alla fine si risparmia anche, quindi non c'è motivo per non andare in questa direzione. Veniamo al Ponte San Giorgio. L'organizzazione della progettazione, come vi ha ricordato il professor Domenichini, l'ha fatta secondo una metodologia che ha consentito molto agevolmente di introdurre verifiche prestazionali. Qui, giusto per vedere il quadro, ma ci siamo concentrati noi sulle miscele bituminose, sulla fase di progettazione delle miscele bituminose, e c'è un'altra parte che prevede il metodo, che poi è stata anche ricordata, che poi le cose vanno fatte, vanno messe a terra, vanno costruite e vanno collaudate. E quindi anche la fase di costruzione, di come si fanno, è importante. Noi abbiamo introdotto che cosa di innovativo? Un aumento prestazionale con grafene, ricordato anche dall'ingegner Caraffa nelle sperimentazioni di ANAS, con un compound polimerico a base di plastiche riciclate, tecnoselezionate, e poi un compound di plastomeri e elastomeri per gli strati di base e di binder. L'introduzione non è stata semplice, abbiamo dovuto far più fronte a un database di comprovate esperienze positive, basandoci su queste prove, cioè la resistenza all'ormaiamento, la resistenza a trazione indiretta, la fatica, le tessellazioni, il modulo, per uniformarci a quello che era previsto nel progetto. Ovviamente quando uno progetta fa delle promesse, le promesse sono state accettate, però hanno detto, vabbè, andiamo a una seconda fase. Adesso ci fate il mix design e ci fate vedere se effettivamente su queste miscele le cose funzionano. E quindi un diretto confronto prestazionale tra quello che era previsto nel progetto e quello che era la variante migliorativa. Se siamo qui a parlare perché il confronto è andato bene, molto meglio delle attese e delle promesse, per cui le miscele, tutte le miscele risultavano ovviamente valide, quelle proposte migliorative erano effettivamente molto migliorative, per cui sulla base di questi risultati è stata consentita di confermare la proposta migliorativa e di andare avanti con la proposta migliorativa, per cui garantendo una maggiore ecocompatibilità dell'opera ed una maggiore durabilità. Non solo, ma alla fine c'è stata una terza fase in cui sono stati presi campioni, fatti collaudi, visto che effettivamente in opera, non solo sulle miscele fatte in laboratorio, le soluzioni proposte fossero effettivamente state applicate. Questa procedura, oltre ad essere prevista dal capitolato, è prevista dal metodo introdotto dal professor Domenichini, che parla di confirmation of design expectations, cioè alla fine bisogna fare un build, vedere che effettivamente le cose siano state fatte, non sempre siano state fatte come erano progettate. Questo lo dico perché tutti questi risultati alla fine di come sta la strada dovrebbero far parte, iniziare a fare un pavement management system, cioè da lì in poi parte un'altra fase, ma che ci deve essere quella di gestione di quest'opera a cui abbiamo dato vita. E quindi, questo, scusate, c'era un video che è una delle prove di frenata per valutare le caratteristiche dell'impalcato. Questi sono i concetti del PMS, in cui ovviamente anche l'ingegner Caraffa parlava di curve di decadimento, l'avete vista nel progetto del professor Domenichini, poi bisogna farle effettivamente, perché prevenire è meglio che curare, o pay now or pay much more later, cioè se noi sappiamo quando intervenire e quando fare la manutenzione, risparmiamo tanti soldi, oltre a garantire ovviamente sicurezza e comfort di marcia. Per questo ci sono gli strumenti, quelli che vedete sono il quadro fessurativo che può essere rilevato con strumentazioni, cioè l'innovazione anche nel monitoraggio in modo automatico senza chiudere la strada, e poi anche regolarità e longitudinale e trasversale. Questo per essere inseriti al sistema e vedere le curve di decadimento, ma uno nel progetto può fare questo, però se fa dei monitoraggi costanti poi può calibrare la sua effettivamente vedere com'è l'evoluzione, calibrare la sua curva di prestazionale e vedere anche di trovare ovviamente delle calibrazioni specifiche.
Un breve cenno sulla ricerca. Oggi ci sono questi sistemi che consentono con dei sensori all'interno delle ruote di fare dei monitoraggi senza chiudere e averci un rilievo continuo, addirittura sensori embedded all'interno delle pavimentazioni. Questo è un sistema innovativo che mi consente di calcolare la portanza delle pavimentazioni e di poter, questo è un video che ho fatto io, insomma un sistema che c'è, in cui si hanno anche indicazioni sulla fase d'uso, cioè sulla resistenza al rotolamento, che il dottor Santilli, insomma, probabilmente si ricorderà un articolo di l'Economista spagnolo nel 2018, quando hanno, in Spagna hanno approvato 16 km di strada per 126 milioni di euro di autostrada fatta con calcestruzzo invece che conglomerato bituminoso, perché giustificandola con resistenza al rotolamento ridotto e un minore impatto in fase d'uso di riduzione dei consumi e delle emissioni. Questo è il punto come sta oggi. Questi sono i rilievi che sono stati fatti poco tempo fa, in cui sulla destra non ci vedete le fessure, sulla sinistra un'immagine bidimensionale, sulla terza tridimensionale, cioè una restituzione 3D. Quei numerini indicano le ormaie, queste sono altre immagini, e indicano che, vedete, 1,13 mm, 1,04 sono quei numeri che il professor Domenichini vi dava come soglia a 12 mm di ormaiamento. Professor, dovrebbe concludere, per favore. Sono state fatte. Chiudo subito, un cenno sulla Pavia Bereguardo, che è stata fatta per 9,2 km, era un'opera costruita negli anni 70, in gestione da Serra Valle nel 93. Questo è un progetto, cioè una variante fatta con la consulenza del professor Crispino, in cui sono stati utilizzati additivi, riciclato, tutto quello che abbiamo parlato oggi. Questo è come sta la pavimentazione oggi, che sta molto bene. E questo per le analisi, un po' quello che vi ha presentato anche il dottor Pienati, tutta questa riqualificazione fatta 6 anni fa, 4.000 mezzi pesanti in meno, 72.000 litri di carburante in meno, 18.000 metri cubi di conglomerato bituminoso in meno e 40.000 metri cubi di aggregati in meno e 130 giorni in meno. E questa è l'ultima slide con cui finisco e in cui vi dico. Negli Stati Uniti la Federal Highway Administration parla di pavement sustainability con dei rapporti già da 10 anni. E dove si punta? Su considerare l'intero ciclo di vita delle pavimentazioni, quello che abbiamo detto, fare un life cycle assessment, un life cycle cost assessment, usare materiali innovativi, cioè sfruttare l'innovazione e dotarsi di strumenti progettuali in grado di tener conto di queste innovazioni, perché queste consentono una migliore integrazione fra la progettazione strutturale delle pavimentazioni e i nuovi materiali e poi soprattutto anche tenere in considerazione quello che abbiamo visto, la qualità della costruzione e i controlli di qualità finale. Io vi ringrazio. Grazie ingegnere. Grazie, credo sicuramente interventi interessanti per i molti ingegneri che ci stanno seguendo. Io dal mio lato rilevo soltanto la vivacità di questo dibattito e anche una certa convergenza, direi, fra i diversi attori. Mi pare che la Fondazione abbia colto un tema importante che evidentemente andrà sviluppato, ma non dovrò dirlo io. Certamente al Presidente Ronchi andrà sviluppato, noi da parte nostra, io da parte mia, posso garantire certamente una disponibilità, un interesse a informare sul tema. Prima di dare la parola a Ronchi per le conclusioni, ricordo soltanto che sul sito della Fondazione è disponibile già da oggi pomeriggio tutta la documentazione relativa al webinar, quindi le relazioni, e poi da domani anche una registrazione del webinar stesso. La parola per le conclusioni a Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie, cercherò di recuperare un po' di tempo, quindi conclusioni rapidissime. Inizio con i ringraziamenti, intanto a questa moderazione fatta da Giorgio Santilli, ringrazio
il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e anche il Green City Network ci hanno affiancati nell'organizzazione di questo webinar. E abbiamo avuto un quadro di una diciamo attività dove l'innovazione è presente e dove diciamo l'indirizzo della sostenibilità sta diventando una leva che spinge molto forte l'innovazione. L'abbiamo visto in queste due back strategies, ma anche negli interventi precedenti. E è vero, quindi mi associo a quanti hanno sostenuto l'importanza che questa innovazione nel criteri di sostenibilità in direzione circolare, in particolare per le pavimentazioni stradali, siano oggetto di investimenti innovativi, di spese di sostegno alle imprese che attuano queste innovazioni. Sono tante, ne sono state elencate, io ne ho contate 12, quindi figuriamoci. Ce ne sono anche molte di più, perché alcuni interventi sono stati semplicemente esemplificativi, come ad esempio, ma ce n'erano anche molte altre in discussione. Volevo però insistere nella conclusione sui livelli già acquisiti, cioè su come si può utilizzare meglio le capacità tecnologiche e le buone pratiche già alla portata di mano e quali sono gli ostacoli evidenziati per la maggiore diffusione di queste pratiche per il riutilizzo del fresato d'asfalto, che poi era il grosso tema posto da questa nostra iniziativa, no? Per migliorare la circolarità, per migliorare le prestazioni energetiche e in generale di sostenibilità ambientale delle manutenzioni delle pavimentazioni stradali. E c'è una tecnologia ampiamente disponibile, c'è il tema di normativo da chiarire meglio, quello del sottoprodotto o del rifiuto con end of waste. Basterebbe poco, è stato sollecitato una modifica del DM del 69 del 2018. La distinzione non è così banale, ovviamente il sottoprodotto non è un rifiuto e quindi diciamo si inquadra in una normativa differente di prodotto. In parte legato a questo c'è il tema dello stoccaggio del fresato. Se vogliamo aumentare le quantità dobbiamo favorire anche gli stoccaggi per l'utilizzo in loco e per non doverli spostare per chilometri o per dover ridurre le quantità riutilizzate. Penso che il criterio suggerito da ANAS per il sottoprodotto, cioè che rimane nel ciclo, poi non rispetto all'utilizzo del vergine non ci sono sostanziali differenze prestazionali e si tratta di fresato che stava già in sito, ma c'è forse qualche possibilità di inquinamento superficiale, però con oli più o meno, insomma, non credo che abbiano impatti significativi. La sollecitazione del CAM, io mi associo a quanti l'hanno detto, l'ottimo è nemico del bene, qui dobbiamo stringere i tempi e cercare di darebbe un impulso non banale questo, e quindi rivolgeremo anche noi, per quanto ci compete, una sollecitazione perché questa lunga procedura arrivi finalmente in tempi brevi a termine. Penso che la sollecitazione posta dall'ANA, cioè si utilizza il materiale naturale vergine, l'inerte, solo come eccezione, penso che potrebbe essere un criterio importante, sia come linea guida, ma sia anche come indirizzo normativo dei CAM, cioè solo se non è possibile, ma insomma la priorità, la gerarchia del riutilizzo del fresato dovrebbe essere una priorità netta, non una semplice discrezione legata ai target che ovviamente nei CAM ci saranno e saranno un po' più alti del livello attuale. Mi pare interessante anche che le garanzie SACE sull'eleggibilità per i criteri degli investimenti siano già favorevoli al riutilizzo del fresato. Anche questo, diciamo, per la finanziabilità
degli investimenti oltre il CAM è un fatto da tenere presente che penso abbia il suo rilievo. Per quanto riguarda la sollecitazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del suo presidente, di evitare lo spezzatino normativo e di dare linee guida di valenza nazionale, anche questo potrebbe accelerare questa svolta e questo cambiamento, in modo da assicurare ovviamente il risultato anche prestazionale, tema sul quale le sottolineature sono dovute, cioè è chiaro che il risultato prestazionale è importante, è irrinunciabile. E mi pare che le best practices portate abbiano indicato come i possibili maggiori costi sono però ampiamente compensati sia dalla durata che da un miglioramento generale delle prestazioni. E il richiamo all'utilizzo dell'LCA non solo per gli impatti ambientali, ma anche per i costi effettivi di un'opera in relazione ovviamente ai suoi benefici e alla durata e alle prestazioni che è in grado di garantire, sia un criterio non a caso, credo, richiamato dal codice degli appalti. E la parte delle modifiche con polimeri da riciclo veramente apre un capitolo molto vasto. Credo che questo utilizzo dei polimeri come plastiche, gomme riciclate, ma anche il grafene, ma anche i polimeri con leganti biologici, e con le varie prestazioni, compreso il recupero di energia dalle pavimentazioni stradali, cioè qui stiamo in un campo che è in grande fermento e potenzialmente molto innovativo. Questa innovazione io penso che vada sostenuta valorizzando queste buone pratiche. Forse anche sono poco conosciute, no? Per esempio tutta l'innovazione applicata alla pavimentazione stradale del Ponte San Giorgio è la prima volta che la sento e sono abbastanza attento a queste tematiche. Forse anche con una maggiore diffusione, insomma, no? Non si tratta più solo di piccole sperimentazioni, ma di opere già realizzate, forse chiamarle buone pratiche è anche un po' riduttivo, perché quando intervieni in opere di questa dimensione si tratta di pratiche in qualche modo sperimentate e consolidate, non di prototipi o sperimentazioni. Forse anche questa maggiore diffusione potrebbe essere utile a favorire questa transizione ecologica nelle pavimentazioni stradali. Ringrazio tutti, noi ovviamente continueremo con questa attività che ci sembra molto interessante, e vi ringrazio ancora per i vostri contributi.